ok, l'hanno cambiato, figata, l'hanno reso più logica come cosa. Perché nell'originale tu andavi a esplorare da solo e poi li caricavano con un camion. Mentre a sto giro lui ha sentito qualcosa, è andato, Leon va a controllare e si rapiscono quest'altro. Ok, bravi, figa sta cosa. Mood totalmente differente comunque, totalmente, perché nel primo quando arrivavi qua era tutto giorno con la luce, poi diventava notte. Un forastero! Salve! E sto cercando un poliziotto! Por favor, dormi vita loca, tengo un puerco in mi tasca. Se qualcuno mi appariva così di lato, tiravo una madonna mischiata a un cazzotto. Con Leon c'è sta poco da scherzarci, c'hai veramente i fucili a pompa al posto dei piedi. Che tra l'altro, durante la demo non ci ho pensato, ma loro ci mostrano la splaga fin dall'inizio. Perché lui col collo rotto che ci attacca, che non è più umano e che va come un tankerino, è la Splagas. Personalizza valigetta. Che vuol dire? Ah, c'hai le skin anche della valigia! Effetti valigetta, probabilità di ottenere munizioni per pistola aumentata, effetti dei ciondoli! Ma che cazzo stai a di? Ma figata! Bella come cosa! Le! Questo si chiama Perry! Doppio Perry! Doppio Perry! Madonna, che bello! Che stai fa? Oh, sì, già si sta... Però puoi ucciderlo subito, prima che si trasforma. Te li presentano fin da subito la Splagas, perché giustamente dicono, tanto zio, non c'è il plot twist che c'è stava nel 2005. Lo sai che ci stanno, quindi te le metto fin da subito. Pure sta cosa dello stealth non è da poco, eh. È figa come cosa, perché ti dà altri modi per approcciarti al gameplay. Bonjour, mon ami. Vabbè, ecco, bisogna salutare. Ciao, come stai? Buongiorno. Tu devi morire perché sei XP. Scusi, arrivederci. Perdonate. Dai, una granata. Ciao, ma tu non stavi dall'altra parte. Come cazzo ci sei arrivato qua? Ada, mi servirebbe una mano. No. No. Leon, in grazia del padre eterno. Piano. Ah, ma puoi bloccargli le prese in questo. Figata. Se tu li colpisci con un colpo, se stannano. Che era la carica del The Ring? Buoni. Madonna, pensavo che eri caduto per terra, pezzo di merda. Ma tu sei scemo. Cazzo. Cazzo, lo dico io. Ada, ma vuoi suonarla sta merda di campana? Che non voglio fare il... Che cazzo è preso fuoco qua? No, hanno chiuso. Ma che figata. Bonnie! Bellissimo, l'hanno reso molto più figo qua. Perché a un certo punto cominciano a dare a fuoco apposta alle robe, a mettere i carretti, a bloccare i passaggi. Diventano veramente un fottio. Grazie, Ada, sì. Che tra l'altro io sono curioso di vederla, perché io spero con tutto me stesso che gli abbiano mantenuto l'abito. Perché è proprio da Ada, no? Il io devo essere fashion pure in missione. Quindi adesso siamo fuori demo. Ah, proprio così. Cioè, letteralmente, se uno per sbaglio accava la demo, poteva giocare al gioco. Allora, adesso ci facciamo... Mi hanno detto che hai ammazzato un pollo. Non è vero. Immaginavo Annigan. Io so che cosa hai fatto, stronzo. Chiarino, comunque hai dei fucili a pompa al posto dei cazzo di piedi. Ma tra l'altro, oh, il doggo, dov'è? Il mio cagnolone? Perché non c'è? Stanno per entrare da lì. C'ha la testa da mucca. Ma che bello. Un minotauro. Quindi ci sono anche nemici nuovi. Figata. C'è il tasto per... Non lo farò mai. Mi dispiace, gente. Io adoro questo piccolo minigame dei Resident Evil. Io non farò mai il sorting veloce. Giammai. Mi hanno messo come un cazzo di salame. Eh sì, l'hanno fatto come un salame in questo, ma perché? Chi sei? Non ti muovere. Ciao. Io ero un fatto di adamantio. Proprio. Ciao, bella, come stai? Futum, volato via. Manna. Ecco qua, e tutti le Fujoshi si sono appena attivate. Merda, hanno preso le mie cose. Oh, guarda che belli che siamo. Sì, lo so, non è che me lo dovevi aprire. L'intuivo che eravamo senza un cazzo. Non era quello che mi aspettavo. Mi aspettavo la zona del primo. Eccolo qua. È molto più... Vabbè, Leon, stai calmo. Proprio brutalmente, vaffanculo, e via. Mi piaci così, Leon, mi piaci. Da questa parte, straniero.
E il nostro caro Vegeta. Eh sì, il nostro caro Vegeta, Gianluca, tanta roba. Che tanto sì, che bellissimo che te le fa vedere effettivamente che le vendi. Bravi. 15.000, la madonna, sei un ladro. Allora, ci serve la valigetta innanzitutto. Poi ci compriamo lo sniper. Tanto che bello lui esteticamente. L'hanno reso molto più interattivo perché sanno che è un personaggio che piace tantissimo alle persone. Che cazzo mi è esploso dietro? Che cosa sta esplodendo dietro? Ho sbagliato arma. Scusi. Va bene, lo stesso. No, sono morto. Madonna. A sta difficoltà comunque fanno male. Bisogna stare attenti. Che vediamo se riesco. Bellissimo. È vivo. È vivo. Senza un braccio, ma è vivo. Là, sono morto. Sono morto. Invece sono vivo. No, mamma mia. Ero morto. Via dalle palle. Leon, tu te devi dare una calmata. Partiamo da questo presupposto. Sembro io quando sto nei giorni scazzati, è incredibile. Cioè, quel levati dalle palle di Leon è col cuore, ragazzi. Proprio lui dice, togliti dai coglioni, non c'ho tempo. Vai a farti i cazzi tuoi, per favore. Madonna, ma che bello. Che bello che è il gameplay. Cazzo, son senza proiettile, momento. È veramente fantastico perché tu puoi parriare la roba. Quindi magari stai ricaricando, però non rimani scoperto. Puoi parriare la roba a distanza, puoi far esplodere le cose. Questo con mouse e tastiera deve essere qualcosa di orgasmico. Che bella evoluzione del gameplay. Brava Capcom. Madonna, com'è caduto male. Aldo, sei caduto? Per aprire queste robe. Queste sono monouso. Infatti me lo chiedevo. Stiamo qua e non c'è la maschera. Eccola. Ok. Hello? Va bene, Leon. Madonna, ogni volta gli fa sparire veramente le costole. Vanno su un altro piano dimensionale. Questa è quella che nel gioco base non vidi. Il tuo sangue ha colto il dono. Ah, c'è Ada. Non è col vestito cinese, mi sa. Peccato. Ho visto troppa poca coscia. Sembra Papa Francesco. Papa Francesco non me lo ricordavo, alto 3 metri, incazzatissimo. Cioè, praticamente ci ha imbruttito e se n'è andato. Minchia, era nascosto veramente bene. Una volta tanto. Era nascosto bene. Ma che, perché questo c'era nel gioco anche originale? Però c'è bisogno di Ashley. Sì, c'è bisogno per forza di Ashley. Bisogna tornarci con la signorina qua. Dove sei? Dove sei? Ti sento. Porca troia, cucciolo, ti sento. Dove sei? Eccoti, madonna. Madonna, Sif, come stai di cazzo fuori io? No, è lui. Oh, guardalo che bello, cucciolo. Pensavo che ti avessero ammazzato, bastardi giapponesi, e lui, sì. L'avevano spostato. Questo lupo è importante. Questo lupo ci darà una mano. Che bella l'illuminazione qua. Quindi, ma che... Questo è stato un bel cambiamento. Ecco perché c'era il rumore dei lupi. Questo non c'era nel game base. Di già i lupi. Guarda che mandria. E poi i lupi, questi sono quegli schifi tutti trasformati. Ma che sorriso, hai visto che zannetti? Porca troia, bello. Intrigante. Hanno cambiato tutte cose. Figo, figo. Ma cabron, tua madre, quella scioccola. E oggi sarà l'ultima live di pace, perché probabilmente oggi incontriamo Ashley. E tra l'altro hanno fatto l'aggiornamento dei mercenari. Porca puttana, sì. Peccato che io non ci posso giocare. Non ci posso giocare perché qui, col fatto che hanno aggiunto nemici nuovi, cazzi e mazzi nuovi, se io entro qui mi trovo tutta la roba nuova. Per Dio, non ci posso giocare. Però quando lo finiamo, porca Eva, se ce lo giochiamo i mercenari. Che tra l'altro, per chi non lo sapesse, è una modalità arcade a tempo in cui dovete fare una sproppa di kill, riprendere tempo extra. È bellissima. Che tanto io vi ricordo che stiamo giocando ad estrema, che prima di poter fare la difficoltà veramente più alta, questa qui è tipo difficile. Il tuo sangue ha colto il dono, lo spaventoso assalitore di Leon. Ma Capcom, ma vedi che c'è la mamma puttana? Leon, abbassa quel fucile a pompa, che mi sembri già troppo agitato per i miei gusti. Donde sta puttana? Oddio, aspettate, che cos'è questa bestialità? Mai fare l'autosort, è una cosa che ti devasta tutto. Perfetto. Ok, adesso posso vivere. Devi essere bello grosso per usare questo. Comunque bellissimi tutti questi dettagli che hanno messo. Dei martelli, dei teschi giganti, dell'oro che gli davano da mangiare per farli crescere, perché sono tipo i giganti, no? Figata veramente. Minchia bella sta arena. Scusa, ma questo? Con 3 gettoni d'argento o d'oro puoi ottenere un ciondolo dal dis... Ah!
Ah beh, è vero che qua nel poligono c'era Ashley, che io ho sparato in faccia. Fammi vedere. Che bello. Salute ripristinata con le piante più 10%. Leader fanatico, rarità comune. Questo è proprio per farti venire quel... Il gacha. I gacha nacquero così, eh. Isabel, salute ripristinata con le vipere più 30%. Ma che belle ste aggiunte così. In queste robe mi ci chiudo, ragazzi. Ma quanti ne posso mettere? Ne puoi mettere 3. Quindi possiamo avere tutta questa roba. Mi sembra un po' broken. No. Porco di... Io non avrei detto merda. Però se tu vuoi dire merda, Leon. Donde stas? Donde stas? Yolanda. Che passò, vaffanculo, Yolanda. Che musche, Yolanda. Inastasca troia. Ma scusa, ma questo ha attraversato. Dov'è finito il Minotauro? Ma tanto mi sono dimenticato di una cosa. Posso crappare. Micchia, estrema comunque fanno male, eh. Giustamente. Lo apprezzo come cosa, ma porca troia. C'è uno scrigno qua. Ah, forse ci posso accedere da qua sotto. Leon, non ti lanciare così che ci sa la morte dentro a sto fiumiciattolo. Ma quanto mi piace l'esplorazione, perché è una cosa che in generale mi è sempre piaciuta tantissimo di Resident Evil. Ma in questo, col fatto che è molto più veloce, molto più dinamica, è veramente una gioia mettersi a esplorare. Madonna, si è fatto così. Un uovo di gallina... E se per sbaglio mangi Leon ti fa prendere il cagotto a fischio. Quindi stai attento. Qua tu non muori, Plagas. Tu muori di cagotto. Torniamo un attimo dal mercante, che devo vendergli la fauna di tutta l'isola. Madonna, che palle. Quel mercante ogni volta che mi vede arriva fa: ma porca puttana, ma ci sei stato 10 minuti fa qua. Possiamo andare. È la quarta volta che lo dico. Vediamo se adesso posso salire su quella barca di merda. Pur di non arrivare ad Ashley, ragazzi, mi metto a contare anche i sassi. No, vabbè, porra, io continuo a scherzarci, ma ripeto, a me Ashley, almeno nel mio personale gameplay, non mi ha dato così tanto fastidio. A parte in due piccole zone, è stata piuttosto normale. Chissà in questo. In questo sono curiosa se l'hanno resa anche un pelino più attiva e meno una rincoglionita. Leon, che cosa ti sorprendi? L'hai visto di quello che ci sta qua dentro? Ma questa mi sa che l'hanno fatta più attiva, forse. Io ero morto di infarto lì, secco. Caduto in acqua, ero stato mangiato. Fine. Sì, quella è una cosa che veramente mi imbarazza essere un gamer. Perché veramente, quella è proprio schifo. Perché se proprio uno volesse fare una critica, tu non devi farla innanzitutto alla doppiatrice. Perché quella non è che si sveglia facendo i personaggi così. Quindi se proprio uno deve buttare la puttanata, ci sta un cazzo di direttore del doppiaggio che ha detto: ok, questo personaggio è di questo mood, parla in questo modo e compagnia. Quando ho sentito quelle notizie ho sbiancato. Ma è stato in generale il personaggio di Ada, perché ormai penso si sia un po' confermato che l'hanno reso, ma in generale Resident Evil molto, tra virgolettoni, molto meno trash. Gli avranno sicuramente tolto l'abito cinese ad Ada perché c'era troppa coscia col movimento d'oggigiorno. Sì, un po' mi fa girare le palle, ma non vado ad insultare. Cioè, io posso dire, mi dispiace che abbiano fatto una roba del genere ad Ada, perché ero affezionato al design e al mood che c'aveva Ada. Però da lì al andare a minacciare di morte una doppiatrice, ragazzi, il passo è lungo. Il passo è molto lungo. Liquid! Ah no, ho sbagliato, perdonate, non gioco sbagliato. Ma perché spawna sempre così? Bella a tutti, ragazzi! Ma cosa? Fanculo. L'hanno rese molto più resistente qua, giustamente. No. Hello? Sì. Ok, le cose che mi servono sono le teste con i tentacoli. Una a sud, una a nord-est. Ok. Io pensavo che dovessi ricordarmelo proprio qua. Ancora sì. Ma sì, ma verrà un momento in cui sbloccheremo la chiave per aprire... Non è vero. Scusate, ho letteralmente chiamato a caccia di uova. Cerco qualcuno che mi procuri un uovo di gallina dorato. A cosa mi serve? Beh, in alcuni casi è meglio non sapere. Argo se lo deve piantare. Siamo entrati in quella parte di gameplay. Se prima noi svinivamo dentro la casetta a cazzo, che dici non c'ha molto senso perché in 3 ore te trovano, te rapiscono e tu da non ti muovi più da lì, ovviamente possiamo aprirle. Sperando che non siano monouso.
Oh, oh, minchia, ma questi sono soldi, oh. Raga, se vi fate il completismo, dentro ogni cosa ci sta una di queste robe. Sono un fottio di soldi. Mashley, ma mi dispiace, ti staranno facendo le cosacce. Il tonga bonga nel culo, però nel senso, mi dispiace. Leon deve prendere le cose. Ci serve a Estrema i soldi per comprare la roba. Però mi piace un boato sta cosa che adesso è diventato tipo sort open world, no? Che puoi farti i cazzi tuoi. Ovviamente adesso che ha piovuto, sicuramente sarà rispawnata anche la roba. Però puoi farti il completismo come cavolo ti pare. Perché abbiamo questo. Ma perché l'hanno fatta esagono? Che è una delle forme più stronze. Meno male. Pensavo di aver sbagliato. Vi immaginate se apriva e c'era un cazzo? Oh, la lanterna. Signor mercante, c'ho anche l'ira della Madonnina d'Assisi da vendergli. Gli vendo anche sua madre se me lo chiede. Quanto mi dai? 91.000. E adesso che è notte, che piove, il ray tracing leggermente si sta facendo sentire. Perché giustamente ci stanno riflessi ovunque. Anche sul culo di Leon. Vedete questo bel culetto sodo americano? Pieno di luci. Madò! Ma state a vedere che bella sta animazione. Lui che tiene l'attaccatura del gomito e il fucile mentre tiene la torcia. Ma figata! Bravissimi, cavolo, eh. Questa ha dettagli. Rules of nature. Brutto mostro di... Oh, spawna immediatamente quando gliela fai saltare così. E tanto rimangono, ma spawnano proprio appena gli fai esplodere il cranio. Ma tu sei ancora vivo. Gli ho tagliato un braccio. Perriandogli il colpo fatto a mani nude, Leon gli ha strappato un braccio. Ma state a capire quanto cazzo è forte. Mo lasciamo perdere che dici carne putrefatta, no? Ma ha tranciato di netto un braccio con un coltello. Ah, ecco perché ancora c'ho questa chiave. Minchia, non serve solo per la chiesa. E tu? Questa è quella di inizio gioco, ce l'avevano detto. Hanno rapito un paio che erano di scalatori. E questa è quell'altra. Le immagini inizio gioco di una ragazza che veniva sacrificata. È quella. Le hanno aggiunte per dare dei piccoli, diciamo, incipit un po' più concreti alla trama. Hanno fatto tutti questi piccoli cambiamenti che apprezzo, sinceramente. No! Una maledizione. Nice. Ma invece è la Madonna. Nadri 2 potevate metterli, no? Cacci vostra. Bello, però vedete, gli stanno giunto queste cose che tu ci torni dopo con la chiave, ma ci sta un incontro nuovo. Stronzetto. Ok. Sei vivo o sei morto? Deciditi! Sei vivo. Va bene. Sei ancora vivo? La vuoi una dose di giustizia? Caputtana. Ci andiamo a trovare il persico. Ma io come cazzo devo trovarlo qua in mezzo? È quello, ragazzi. Moby Dick. Persico trota gigante. Perfetto. Un attimo ci è voluto. Bucio di culo non fa male a nessuno, come si dice. Che bello! Scherzia! Ah, te la tira! Col fulmine anche! Addirittura! Oh, non me lo maltrattare, eh! Bravissimo, Doghino. Rules of nature. Madonna, madonna. No, ce l'ha fatta. Minchia, se sono così tosti mi piacciono, allora. Mi viene voglia di mettere da parte le munizioni. Vabbè che tanto col crafting e tutto, probabilmente non ne so più forte anche per quello. Grazie, bello. Grazie. No, vogliamo finire la live recuperando la cacaminchia? Povera, tra l'altro. Sembra chiamarla cacaminchia. Povera stella. Madonna, che telefonino di merda, Ashley. Sigma Gamma Phi. Leon, ma lasciamola qua, sta rincoglionita. Lasciami. Ascolta. Ehi, vacci via. Hai capito, Ashley? Risponde. Madò, che bella che è. Corri. Molto bene. Leon, io te lo dico, sparagli un colpo, liberatene, subito. Fidate, non vale la pena! In testa! Ora o mai più! Bene, stanno a fare processione. Guideli. Ooh.
Bellissima sta cosa. Una cosa che un po' mi è dispiaciuta però è perché sta parlando in inglese slash americano slash italiano. Perché non parla in spagnolo? Certo, dice vabbè è un virus, gli vada da traduttore. Però sarebbe stato bello il dettaglio di lui che parla in spagnolo apposta. Che facciamo? È bella però. Mi ricorda molto la figlia di Ethan. Ecco, così c'ha senso questo fight. Questo vede figa come cosa. Ah, proprio così. Che tra l'altro ho scoperto perché la ritraggono come un topolino, ragazzi. Perché nel gioco originale, a quanto pare, aveva due orecchie grosse così. Non ci ho fatto mai caso. Ma zero proprio. E mi piace un bot esteticamente. Veramente, veramente carina. I personaggi sono fatti di Cristo e basta. Mamma mia. Hai sentito quella? Erano le vertebre di Leon. Vabbè che dopo quello che ha fatto, prendere sto seppo di donna. Trovato Aquila Reale. Ricevuto. Sa scendere le scale. Sì. Scusate, estremamente piano, però le sa scendere. Non ho il coltello. Bonjour, mon ami. Ashley, alzati in grazia di Dio subito. Ashley, Ashley, in grazia di Dio. Ashley, vieni qua. E cosa gli devo dire io? Merda. Porca puttana. Oh. Oh, le Termopili, porca troia. Ma tu, brutta vacca, ma invece di rimanere lì come una pera cotta, ma ti vuoi togliere dal cazzo? Che è successo? Che cazzo ha sfondato la porta? Tutto questo, ragazzi, tutto sto puttanaio per andare a vedere se c'è ancora il drop. Perché lì volevo passare stealth, non mi aspettavo l'esercito della salvezza. Però figata tutti questi nemici. È una cosa che sto adorando. Tra l'altro io ho un proiettile per spararmi. Per sparare a me e basta. Ashley niente. Dei già, minchia, ma mo si trasformano tutti quindi. Potrebbe essere che l'estrema aumenta anche la chance che loro si trasformino. Potrebbe, eh. Figata in caso. Che cazzo è quel rumore? Cos'era quel rumore? No, no, ma siete scemi. Ma Ashley. Porca puttana. È un boss a tutti gli effetti. Ashley, tanto a te non te se possono rapisti i due tizi. Quindi rimani là un attimo. E muori, Dio Cristo. Ma te tocca. Stronzetto, madonna. Ha schivato il merda. Ashley, aspetta all'amo torno, eh. Ho una cazzo di freccia, so. La mucca ha fatto una brutta fine. Eh sì, mi sa che è stata tipo smaggiucchiata. Qua dentro ci sono delle munizioni? Ah, ma sei viva? Brava, brava, vieni, vieni, cucciolona. Bravissima, minchia, si è rialzata. Porco la mascunnu. È sopravvissuta, si è rialzata da sola, incredibile. No, dai, qua dentro, no. Sei morto, non ti alzare, per favore. Sì, però vaffanculo. Ma quanti dovete essere qua dentro, sto posto? Dio madonna. Ashley, tutto bene. 47esima volta che stai per terra durante sta live. Dai che forse sono finiti. Gigreto manco se mi pagano. Salve. Ho annientato. Nice. Meno male. Ashley, alla prossima ti tiravo a te. Io te lo dico. Ti prendevo verso il lupo perché se no non so. Perfetti. Che cosa ha droppato? Un'alessandrite. Bene, inutile. Però adesso è diventato letteralmente Bloodborne. Siamo soltanto con il melee. Abbiamo eliminato tutto quanto. Guardiamo il lato positivo. Potevo essermela giocata molto molto meglio perché a quanto pare quel lupo non può entrare dentro le stanze. Quindi io potevo mettermi là sopra. Il minotauro non può scavalcare la roba. Quindi praticamente stando sul tetto ci eravamo risparmiati non so quanti proiettili. Ma vabbè, sarà per quando facciamo la run a professional. Grazie Ashley. Un attimo, non mi posso distrarre. Porca troia, ti trasformi, lo so, trasformati, stronzo. Vi trasformate tutti, ma che cazzo è diventato? Si trasformano tutti a random. Se n'è andato, non possono stare là dentro il mercante. Meno male ci ho preso, meno male ci ho preso. Non ci possono venire qui dentro. Ciao. E cosa voglio comprare? Ce l'hai delle pallottole? Non un lanciarazzi, delle pallottole mi servono. Da qua ce la fai a scendere da sola? Oh, oddio ragazzi, che bello che può scendere ste cose da sole. Ashley. Si è presa una tramvata. Qua proprio. Leon ha schivato. Ashley inondando. Io perché ti sei bonk fortissimo?
Ashley! Ah, ma perché la testa è una testa? Cioè, so che voi direte che cazzo stai a dire. Oh, ma vuoi morire, mannaggia, chi so io? Ma che cazzo vuol dire? Ma scusate! E che ha comunque la vita sta difficoltà a livello... ma dell'improponibile! Raga, io ho capito che siamo a estrema, va bene? Ma 15 colpi di pistola potenziata al massimo, 2 schioppettate di fucile a pompa potenziato al massimo, le frecce, le esplosioni... Non dico che devi morire, però... Insomma, comunque la testa del Minotauro io pensavo fosse una sorta di elmo, invece no, è una normale testa del cazzo e puoi mirare... puoi fargli più danno e compagnia. Ciao signor. Ma tutto mio è un cazzo, io me ne vado su. Ma vattene a fanculo, tutto tuo. Che tra l'altro bello, lui ti dà le munizioni. Pure quello deduco, vero? Hello? Orco, non me l'aspettavo. Questo te l'aspettavi, pezzo di merda. Signora, incazzatissima, vada a fare in culo che non compro niente. Morta, è morta. Va bene, va bene, va bene, va bene. Piano, piano. No, no, scusi, non... Vattene a fanculo. Sono morto. Sono morto. Sono Thundercats. E la madonna. Rambo. Signora, si faccia i cazzi sua. Sono morto. Sono morto. Raga, ci stanno 4 Plagas. Io non so che fare. Ci sono 4 Plagas. Io che cazzo devo fare qua davanti? Madonna, ricarica, sbrigati. Affanculo. Sono vivo! Sono vivo, zitti, Bonnie! Bonnie! Andiamo di sopra, io sono morto se vado di sopra. Corri, 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 corri! Ma che cazzo hai detto? Andiamo sopra, ma sei scemo! Respiri, lenti, piano. Fuori uno. Uno, altri 50 ce ne stanno. Oh, oh, oh. No, tu stai a cuccia! Madonna! No, sono morto! Questo lo sapete chi cazzo è? È l'unico stronzo che ho killato che non ho guardato e si è trasformato. Però è bellissima, mi sta piacendo sta fight. Però vaffanculo! Bellissima, eh! Madonna, sei tu, Luis? È entrato qualcuno da sopra? No? No, è che spara come un rincoglionito. Qua se ci fosse Ocelot arriverebbe e te farebbe un culo così perché fai... per sparare. Ah, da dietro puoi fargli gli stun kill se stanno per terra. Ma ancora sei vivo tu? Ma vuoi morire? Stiamo giocando ad estrema, ragazzi, se ve lo state chiedendo. Non sono indistruttibili. E mo proprio dovevi ricaricare Leon, e che non ti pareva? Oh, Cristo. Arriva. Ok. Quella granata l'ho cendellinata. L'ho cendellinata quella cazzo di granata. Voi non avete idea perché ho detto no, non la posso sparare dietro perché se no muoro. Se la sparo davanti muoio. Ho detto qua. Perfetta. L'ho messa proprio lì. Non ora. Non ora. Non ora. Non ora. Vattene a fanculo. Ah, ok, va bene. A sto giro non sopravvivi. Ma te dai. Succhiatemi il cazzo, zombie di merda. No, dai. Brutto mostro di merda. E poi c'è Ashley alla porta. Posso entrare, per favore? Allora, non entriamo dentro perché sicuro si trigger. Perché, raga, cioè, ci sta poco da fare. Questa è quella zona. Ergo, ci stanno le due signore. Vedete quel posto lì? Lì spawneranno le signore. Mi sprigiona trigger. Con la luce per la cutscene. È il muro perfetto. Ah, tu ti puoi, Ashley. Vattene a fanculo. Peccato. Non hanno mantenuti i cassonetti dell'umido. Ti danno anche uno spray. Oh, cuddi. Ma siete scemi. Vabbè, non c'era bisogno, Leon. Grandioso. Salve. Come state? Di qua. Mi hai fatto prendere un infarto. Cosa cazzo corri in quel modo? Sembravi un leaker. Raga, sono morto dentro. Non ho neanche strillato perché mi ha fatto... Io pensavo fossi dietro. Ma serio? Ma lo mettono così presto? The what? Madò. Beh, facciamo so. Madò, che bello. Le creature l'hanno rese veramente fighe. L'hanno rimborcate veramente da Dio.
Sono fighissime, sono. Che altro mi immagino Kaiser con il coltello e con i parry. Che cazzo, diventa veramente Metal Gear Rising. Ma perché dovrei parriarlo? È quello il fatto. Cioè, perché dovrei parriarlo se correre in giro è meglio? Perché dovrei sprecare il coltello? Non commenterò questa mossa alla Elden Ring. Non so neanche come uno dovrebbe schivarla, quella roba. Bisogna fregarlo facendo così. Vedi questo? Sai dove te lo pianto? Non nel culo, perché non ce l'hai più. Vabbè, l'occhio, vero? L'hanno resa molto più che gli dà una mano, effettivamente. Ci avete fatto caso? Ah, niente macchina che ci carica, che dobbiamo dargli le bottarelle. Come ho detto, hanno tolto tutte quelle due, tre tresciatine. Con questo mood molto anche realistico nelle scene, nella grafica, creare certe scene, mettiamola così, stona. Cioè, mettere anche Leon che ha due per nell'animazione corre con la palla dietro tutta dura, è un po'... Non ce n'è più solo una. Ci stanno quelle ancora più cresciute. Guardala. Questa è una cosa fantastica, perché ovviamente tu sui giochi vecchi, che sembra sempre dici che cazzo stai a parlare, ma molte di ste cose così che oggigiorno sono la prassi, tu non potevi farle. Perché un tempo i dischi, le cose, non erano così grandi che tu potevi fare l'ira di Cristo. Cioè tu non potevi metterci chissà quanta roba dentro. Come in Kingdom Hearts 1. In Kingdom Hearts 1 erano tutte piccolissime zone, perché nel disco la memoria veniva gestita in un modo che tu non potevi faste aree enormi piene di nemici. No, dovevi centellinarti tutto. Bella sta scena, come l'hanno rifatta. Figa. Intriga. Metta in generale il gioco fino ad adesso mi sta facendo andare a scimmia proprio. Watch out, watch out, boom! Ci ho fatto caso adesso. Hanno tolto, come si chiamano, la seggiovia, la... quella robetta lì. Ma no! Che c'era Ashley che faceva col pugnetto, se stiamo killando gente. Magari l'hanno messa più avanti, eh. Sì, sì, era a corticina, ma c'era una cosa che a me mi era rimasta al cuore. Che quando tu sei sulla ferrovia che vai avanti e indietro, ogni volta che colpisci e uccidi qualcuno, c'è Ashley dietro di te che fa col pugnetto, yes! Ed è bellissima come cosa. Hanno tolto magari qua e là delle cosettine e hanno recuperato il tempo sul castello. Cioè sembra molto più... Vabbè che giustamente non è il motore grafico della PlayStation 2, quindi puoi espandere le grandezze come devono essere. Dimentico sempre questo piccolo dettaglio. Ah, oddio, è quella parte lì. No. Oddio, sì, è quello schifo. Ha muerto la luz. È morta la luce. Porca madonna. Ecco perché. Perché ci caschi nell'arena. Madò. Bellissimo. Ti fanno notare che è cieco. Vabbè, tanto è cieco. A breve ci... Succhi amica! Scusate. Easy, che aveva detto sezione furtiva? Perché queste qui erano messe apposta che voi facevate rumore e ti sgamavano. Ma voi non avete capito che io non è il primo Resident Evil 4 che gioco. Ah no, è perché ti doveva inseguire in questa arena. Come nell'originale lo attiravi che lui ti caricava. Oliata. Non faceva per niente rumore sta cosa. Tanto ti fanno sentire Ashley che tossisce per ricordarti che piano piano si sta trasformando. I miei saluti, signor Kennedy. In italiano hanno cercato di mantenergli quel Mr. Kennedy. Ci hanno provato. Ah, ma già qua. È un attimo, Ashley. Porca. Oh, oh. Madonna, al pelo. Dattene a fangulo. Ferita. No, no, gli è arrivata soltanto una freccia esplosiva. Madonna. Ho capito, ma sti scudi di che cazzo son fatti? Intanto appena metti la leva lì, io te lo dico. Pone anche l'ira di Cristo, eh. Guardate questo com'è morto. Che bellissimo, con tutta la fisica. Leppa. Adesso posso spostarmi mentre miro col cecchino. Che figata. Questa è una cosa molto molto buona. Cazzo, questo c'ha la cosa. Ma ho capito, Ashley. Tu però non ti far prendere come il sacco dell'umido. Che cazzo so... Ashley, corri! Ashley, mortacci tua! Tutti sono spawnati, tutti! Perché l'avete mantenuta sta puttanata? Vabbè che qua sarà molto più facile, eh. Che mira? Ma carina! Melti e spezzi, signora! Io c'ho dietro l'ira di... Corri, bastarda! Mortacci vostra, chicchi di puta madre! Mi sa che hanno aggiunto in questo che non puoi sparare ad Ashley così tanto...
Ho visto l'ascia che mi lanciavi, stronzo. Minchia, l'ha spezzata a metà, ragazzi. Sì, ma questi stronzi. In questo momento, Dio Cristo. Ma volete fargli droppare le munizie? Le pesetas si gli fanno droppare? O un proiettile? Gli tiro la valigetta, eh sì. Ok, scendi giù. Okay. Davvero? Come? Davvero? Nel primo non facevi neanche gli scalini in giù a delle scale? Qua te gira così. Incredibile. No, mi sa che hanno cambiato la scena di lei che si sente male. La stanno contestualizzando. Perché nell'originale era che lei fa e Leone fa tutto bene. Lei corre come una rincoglionita verso un corridoio vuoto. Mentre qui ti fanno che piano piano tossisce. Quindi a un certo punto il virus entra. Lei fa che cazzo vuoi? Scappa da una parte. C'ha più senso. Eh sì. Stai bene? È quel momento lì. Credo di sì. Adesso ti mo... Preoccupati per la tua vita. Povero stupido agnello. Stai indietro, ragazzo. Ma così bella, oh. Questa così è stata fighissima. È stata fighissima così. Lei che impazzisce la controlla Sadler. Sa che tu stai qua per lei, quindi ti minaccia facendoti di ammazzarsi. Bella, bella. Rispetto a lei che corre come una ringoglionita, si appiccica a un muro millimetrica e si chiudono le sbarre. Ricordiamola quella cazzina. Così fico. Adesso incontreremo Ada perché siamo nel giardino. Bellissimo. Bravi. Questo è stato un cambio di mood della cutscene fighissimo. Perché io capisco che i vecchi Resident Evil erano molto, quasi troppo trash. Però io me la ricorderò per sempre sta cutscene con lei che corre in un corridoio vuoto, s'appoggia al muro, si mette de spalle e si chiude sta gabbia attorno a lei millimetrica. Sono di quei cambiamenti veramente fighi. Da più senso logico. Flora e fauna non sono al sicuro quando giro io. Un nido con dentro uno smeraldo scheggiato. Nei Resident Evil c'è proprio questa cosa che ti mettono un colore specifico che praticamente dal 7 in poi era il giallo. Se la son proprio tenuta, però bravi, perché è una cosa che tu dici stona con l'ambientazione, ma almeno ti dà un indizio perfetto di gameplay del dire ok, lì c'è qualcosa di interessante. Sai anche che cosa andare a cercare nell'ambiente senza che ti metti a controllare ogni buco della mappa. Da qui il giubbotto che protegge completamente chi lo indossa da colpi, da arma da fuoco ed esplosioni e riduci i danni degli attacchi ravvicinate. Giustamente, come per il coltello, questo pure va riparato poi. La clessidra, io mi ricordo che nell'originale faceva delle robe. Io la sto vendendo. Io spero sempre che adesso non me lo piantino in culo fortissimo. Secondo me l'hanno messa a sto punto soltanto per ricordarle ai vecchi giocatori. Oh, guardalo che bello. Quindi questo si consuma. Con me dura 3 minuti. Si sono messi a pregare davanti a una delle plaga trasformate. Bellissimo. Ah, ok, devo uccidere lui. Ah, è vero che l'aveva fatto anche sul gigante. Che cazzo mi ha fatto? Si sente male perché lui c'ha il virus dentro e c'è il tizio che sta continuando a stimolare la plaga. Perry! Davvero? Non mi immaginavo si potesse fare. Mangia il pesce. E la Madonna, capito? Meglio di un cazzo di spray. Che cosa vuol dire? Ok, e lui ce lo siamo tolto dai coglioni. Io da qua non scappo. COD è diventato. Belli si scontri. Caotici. Più del dovuto perché sono un rincoglionito. Che cos'è questo? Era piena l'arena dei trappole, delle cose. Uno squalo? Non ho capito. Ma pensavo fosse una cassa con i drop. Era un barilotto esplosivo. Meno male che il coltello non li fa esplodere. Oh, quella scena. Non vuoi che usi questa, vero? Dopo ben 6 anni, questo è il saluto che mi merito, Ada. Non sembri sorpreso. Interessante. Il coltello è meglio per il corpo a corpo. Una bella mossa,
davvero di classe. Per chi stai lavorando stavolta? Oh, Leon. Lo sai che sono riservata. È spacciata in ogni caso. Se vai via adesso, chissà, forse ci rincontreremo. Un enigma. Potrei darti quel saluto che desideravi. Credi mi arrenda così facilmente? Giusto. Rimandiamo la conversazione un'altra volta, ti va? Che bella però che Ada, veramente bellina. Perché devono fare le scenette, Andy. Vedi pure Leon, perché questo per loro non è stato il ci stiamo ammazzando. Per questo loro è stato tipo il preliminare. Più tardi vanno a letto. Loro invece di fare le cosucce, loro fanno a botte così, fanno i fregni e poi vanno. E lo stile rimane, effettivamente. L'unica cosa del staccazzi che non mi è piaciuta non è tanto la doppiatrice di Ada, ma è stata che nell'originale mi manca quel trash lì. Nell'originale c'era lei che ti faceva col vestito cinese l'attaccata a rallenti, no? C'era tutta quella cosa così. E qua un po' l'hanno tolta perché appunto hanno tolto tutto quel piccolo trash qui e lì. Però va bene, Ada sempre bellissima e ci piace anche così, sì. Che ci sta anche effettivamente l'aver tagliato quella parte. Perché giustamente non avendo il vestito cinese non c'ha senso proprio di regia mettersi a fare quella cosa che era fatta soltanto per fare l'arco col vestito, no? L'unica cosa della doppiatrice che mi viene da dire, io non so come esprimere il sentimento, ma è poco mammy. Non so chi mi capisce. È poco Dommy Mammy. Per Ada mi sarei aspettato più una doppiatrice come quella di Bayonetta, no? Che c'ha quella voce sensuale, ma che ti... io ti apro il culo. Ci sta, per carità del cielo, anche perché l'ha mantenuto il mood. Vabbè, un boss di Elden Ring, ma che cazzo era, una combo? Posso dire che schifo, sembrano dei ragni, porca troia. Perché devono fare ste cose così, me lo spiegate? Hanno contestualizzato quelle robe con tante zampine? Ho capito che cazzo hanno fatto. Hanno implementato le altre varianti di parassita. L'abbiamo letti prima, ci stanno quelle che ti controllano e che ti portano nei posti alti. Questa è la variante della Plagas che ti controlla e ti porta verso il nemico. Potrebbero aver implementato quei cazzo di parassiti che abbiamo letto prima. Sarebbe fighissimo. Sì, è un Resident Evil che si è preso un pelino più sul serio, ha perfezionato delle cose, ne ha ampliate delle altre. Bravi. Voi gli fate il parry, lo deviate, cade di schiena e se tu basta che colpisci una volta il parassita gli si stacca. Ok, fighissimo. Tra l'altro ho messo davanti agli animali impagliati, non a caso. Meno male che Leon ci ride. No, no, a finire bene finisce bene, aiuto, perché Resident Evil non so Kojima. Semplicemente perché Leon è abituato che metà delle donne che incontra lo accoltellano. Forse l'uniche donne che non l'hanno accoltellato sono state Sherry e Claire. E il resto tutte ci hanno provato almeno una volta. Ah, ok. Sì, non ho la cataratta, Ashley. Oh, però che bellina che si preoccupa per Leon. Il primo era tipo, no, io sono la figlia del presidente e tu mi devi parare il culo, bastardo. Gli fregava il cazzo, a parte per due o tre cose. Gli importava soltanto se morivi, perché giustamente rimaneva da sola. Che cazzo vuol dire? Cosa cazzo vuol dire? Figata! Ah, perché se tu li fai sfuggire sono liberi per il labirinto. Abbassa qui. Capito? Perché devo starci a 3 centimetri? Ah, perché va tenuta. L'hanno mantenuto, ragazzi. L'ha chiamata tipo cagnolino. Lei, vieni qua, Ashley. Questa è una cosa veramente figa, che quando siamo in mezzo alle orde, lei si corre, ma corre da abbassata per non stare in mezzo ai coglioni. Ma andiamo nell'arcade! Oh, sentila che carina. Dai, calma! Se adesso lo prendo, ragazzi, mi incazzo. Mamma mia! Sì, questa comunque di Ashley mi sta molto più simpatica anche a me, Block, ma di gran lunga, ma meno male. Se ne ho mancato uno... No, oh, che carina. Facciamo un po' di gaccia. Ada! 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 No, puoi trovare i doppioni, no, è proprio un gacha vero. Dio, madonna. Oh, guarda che bellina. Questa è proprio pin-up.
Easy peasy. Io voglio il mio premio. Guarda, leader fanatico, io spero di trovarti nei miei sogni, non per scappare, ma perché ti voglio prendere a ceffoni. Voglio avere un incubo con te stanotte, così ti prendo. Però sapete qual è il lato positivo? È che puoi venderli. Ho 4 leader fanatico. 4! Però aspetta, prima di venderli, domanda. No, ok, non puoi fare delle porcate, no? Ah, ma perché questa è quella stanza? Che cosa servono ste lanterne? Non mi metti delle lanterne blu così a random? Ah, ok! Le lanterne blu l'hanno messe per fare qualcosa alla Plagas. Le butterà lei giù per fermarle, tipo? Però no, perché ci sono già anche sui muri. Perché si dovrebbero animare? Perché si spegneranno. Bellissima. Posso farvelo il Perry? Sì? Devi farglielo per togliergli l'elmo. Bellissimo. Ah, gliele dirà per me. Sì, la roba blu è per fermarle, quindi le userà Ashley. Nella sua parte di game le userà Ashley. Ashley, va bene così. Mettiti al sicuro. Ma ti sta dando una mano, dai, povera. Ah, dobbiamo farla scendere. Questa cosa l'hanno mantenuta, però più logica, finalmente. Sicuro di star bene, ti sei bruciato. No, oh, in questo gioco Ashley mi sta veramente salendo tantissimo. La sto adorando. Ah, ok, serve per questo. Eh sì, è per questo. È un cubo che in base a come tu lo giri ti fa da chiave. Ma fighissimo. Di qua? No, di qua è un'altra... Ma quanto cazzo è bello il castello. Cioè, anche nell'originale era fighissimo. Mettiamo questo. Ma qua è ancora più figo. Questa è la galleria, quella col ponte dove ci sta l'RPG. Chissà se ci sta anche qui. Ah, perché io appena vado per correre lì, lo stronzo va a premere la leva. Ma posso... No, me l'ha annullata. Posso ucciderlo prima che tira la leva? Figata. Perché lo stanni il merda? Ashley, tu ti devi mettere di qua, non di là. Di qua, per Dio. Ah, perché quando prendi la testa si attivano, mi sa. Eh sì, si attivano. Fuori uno. Qualcun altro? Oddio. Finiti? No, ce n'è un altro. Mi fa ridere come cadono come delle pere cotte. Sono finiti. Appunto, vedi, mi ha risposto. Ok, hai visto? Un attimo, perché questo robo qui me lo ricordo che anche nell'originale era molto utile, perché essendo un corridoio con lo sniper tu facevi delle faville, visto che faceva penetrazione. Non pensate male. Non c'è più una cazzo di teca al centro con dentro il lanciarazzi, fortunatamente. In realtà qua farebbe quasi comodo che il tizio li fa trasformare tutti, perché se tu ti crei questa baraonda di stronzi con la plaga, tu tiri tipo una flashbang e li secchi tutti. Esteticamente l'hanno reso molto 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 più bellino. Ah, eccolo. Ma... Ah no, è una spada, ok. Raga, pensavo fossi il lanciarazzi. A meno che in questo gioco non te lo danno un lanciarazzi a gratis. Però ci rimango male. Vabbè, era bello. È diventato un posto bello. Ma poi infatti, ma nella cassa, ma metteteci il lanciarazzi. Spinello? Quelli con la piuma c'hanno lo spinello? No. Però adesso, minchia, adesso mi viene voglia di andare in giro per il castello. Che magari sono spawnate le statue. Le statue, le armature e magari droppano. Cos'è che fa? Ma te la smetti di spaccare l'armatura, tu? Sicuramente mentre va di là ne spawna un'altra, perché... Ovvio. Questa qua a sinistra perché c'è il pennacchio. No? Che ora? Non vuole? Strano. Cronologia della famiglia Salazar. Stirpe Salazar è finita. Pur di curare la malattia di Ramon, sua madre Catalina ha lasciato che il diavolo entrasse in casa. Generazione 3. Conte Gregorio l'architetto. Ah, questo è il nostro Machiavelli, palesemente. Guidato da una paranoia irrazionale, Gregorio ha dissipato la sua grande fortuna in un'eccessiva difesa per il castello, in marchingegni bizzarri e complicati. Però è il nostro Machiavelli. Hanno dato una spiegazione, per quanto sopra
sopra le righe, appunto, come lo dice anche lui, del perché il castello è pieno di puttanate, essenzialmente. Però fico, bella come cosa, bella. Cioè, queste sono cose che tu mi puoi espandere nei documenti, non Luis che confessa, lavoravo con questi cosi per fare tutte le... Quello fammelo vedere nelle cazzi, in questo mettimelo in un documento. Ecco chi è il mastro che fa cose, sì. Ti danno gli spinelli, dobbiamo andare a caccia di armature, ragazzi, è la fine. Ti danno gli spinelli, ste stronze. Quanto vale questo? 59.000. Soldi. Anche perché se adesso droppano gli spinelli, ragazzi, devo. Cioè, quale giocatore di Resident Evil non si metterebbe a andare a caccia di armature dopo che te droppano gli spinelli? Facciamo i seri. Hello? No! Piu! Dove scappi, stronzo? Al volo, un tordo. Che cazzo attacchi, Ashley, stronzo? Mi sto preoccupando per Ashley. Cosa sta succedendo? Cos'era quell'azione che ha fatto? Capcom! C'ha le schivate! Quando sei in scatto, se tu fai hey, lui si sposta per schivare se fai repentino. Contro Mendes devi fare questa roba così molto veloce per toglierti dalla traiettoria. E l'ho scoperta adesso, Sistar. L'animazione è ok, ma non pensavo fosse proprio una cosa che è messa... Cioè, è proprio lui che fa l'animazione per togliersi dal cavolo. Che per carità, non è che è una vera e propria schivata, perché no, è più di animazione. Non ti dà dei frame di invincibilità per toglierti dal cazzo. Corri, corri, corri! Bellissima sta cosa, puoi sfruttarla effettivamente. Se corrono e gli prendi i piedi, s'accappottano sempre. Hanno ampliato questa cosa del poterli far cadere come delle pere cotte. Ma è Ashley che fa tutto sto puttana. Voi dovete capire che quando mi vedete che faccio tipo... Che cazzo sta succedendo? Perché c'è Ashley dietro che va a nascondersi. Che credo prende scatole, robe. Fa un puttanaio fa. Se la rubano così? Oh. Ok. Corri. Vai. Oh. L'hanno fatto così. Questo pezzo di Ashley. Hanno mischiato la cosa che cade in questo modo. Figo. Bravi. Così mi piace. Molto più senso. Ci fanno giocare nei panni di Ashley, sicuro. Ma potrebbe intrigarmi giocare nei suoi panni. Non scappo. Aspettami. Oh. Quindi adesso trovo un po'. Perché giustamente nell'originale non c'aveva senso. Perché hanno unito due scene. Hanno unito il momento in cui giochi nei panni di Ashley e quando cade la gabbia attorno a Leon. Quando cade la gabbia attorno a Leon non c'ha senso, perché quella è una trappola. Dentro la gabbia c'è la porta per uscire, che per carità, chiusa col lucchetto, già senso. Invece qui lei gli va a dare una mano mentre Leon continua a fare Leon. Fighissimo. Però giustamente lei non sa fare un cazzo. Provediamo. Mi serve una luce. Palesemente non blind, ragazzi. Però questo vuol dire che ci sono le... Che ci sono le armature. Però possiamo tipo... Credo... fermarle. Sì, è molto più figo che sia lei che... Non è che lo salva, magari va tipo a riattivare la leva o qualche roba, no? O magari caccia fuori il coltello. Quanto cazzo illumina se la punto, va? Un cazzo di niente. Guardala come piotta. Topolino. Che figolina. Madò, che bella quale illuminazione per quanto sia così assente. Ci stanno troppi teloni sopra statue. Ashley, spero che tu puoi tirare tipo un pizzettone nucleare, proprio beach slap alle cose. Ma non credo. Perché? Perché una manovella? Un mazzo di chiavi. E tanto c'hanno tutte estetiche molto belle, perché c'hanno i vari animali. Sì, mi fai girare la visuale, per Dio, l'ho vista. E c'ho la cataratta. Non gli puoi tirare tipo pe, pe, pe. Che bello che c'è l'occhio. Un, due, tre, stella. Corri, scappaccia nemesi. Qua mi sbuca in faccia, lo so. No, la chiave per uscire da questo maledetto posto è lo stemma della famiglia Salazar. O per dire un po' meglio, Salazar. Per citare. Donna, dove cazzo ci stiamo andando a infilare? Ma Ashley, ma quando è che ti incazzi e tiri un calcio ninja? Com'è Leon? Arrivederci, eh. A più tardi, perché tanto immagino che devo risalire. Queste saranno qui che mi aspettano col caffè. Basta armature. Adesso basta armature. Altre 27 ce ne stanno. Cerbiatto strano, pesce abortino, serpentino e uccello. Bellissimo pure questo luogo comunque esteticamente. Non si spengono le cose? Sì che si spengono, ovvio che si spengono. Fratello. Palle.
Lo so, cucciola, che te devo dire? Che so io il giapponese bastardo che l'ha fatta sta cosa? Qua non ci potete entrare, credo. Ave Maria, piena di grazie, signore, con te non mi ricordo più. Tanto così si sono fermati, bastardi. Non so se voi lo vedete, ma si vede uno sbirulino rosso. O è uno spinello, o questo è il boss. No, è proprio che devi correre, basta. Ci sta cazzo da... Madonna, 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 corri. Nonno Sahare, è la madonna. Ah, c'è il pulsante pure qua. No, 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 Ashley, che cazzo fai? Ma come te giri? Liam, tieni, prova questa. Riesci a scendere? Ti prendo io. La madonna, no. Sì, forse sì. Ma cosa? Come? Ah no, l'hanno mantenuta la porticina. Ah, ok, se la rapiscono così. Sì, hanno fatto molto meglio tutta sta parte. Bravi. No, ci fanno giocare nei panni di Ada. Ma che bellina. C'era bisogno di singuadatura sul culo, però cameraman è uno di noi. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambusto. Easy. Fai la tsundere con Wesker. Fa la finita, Ada, che appena qualcuno ti dice qualcosa contro Leon, subito no, no, non fate niente perché il mio amoruccio non si tocca. Immediatamente. Vabbè, tanto adesso dobbiamo fare completismo, ragazzi. Eccolo laggiù, un cavaliere spietato. Andiamo dal cavaliere spietato. Dai, andiamo subito da lui. Ah, è quello dorato. E ci sono tutte le guardie dietro a lui bloccate. Quindi sei solo tu. Ah, no, c'hai anche i due sgherri. Ok, siete in tre. Ok. E questi ce li eliminiamo. Un rubino e uno zaffiro. Giustamente, bellissimo. Uè, doppio attacco, che è il The Ring. Va bene. Sei stato più semplice degli altri, stronzetto. Come on. Ma no, fanculo, mi hai fatto pigliare un infarto. Tanto io prima o poi lo sfondo sto schermo, ce lo lancio il controller per sbaglio. Vabbè, ma tanto finché non arrivo in fondo non spawna. O hanno detto tanto lo sappiamo, cioè la maggior parte dei giocatori lo sa che esiste sto stronzo. Quindi te lo mettiamo fin dall'inizio? Vaffanculo. Raga, ma io c'ho paura. Io c'ho il 7.1 sul round. Mi è entrato nel culo questo camminando. Ma quindi ci sei già o no? Perché ti sento ringhiare dietro l'angolo. Io c'ho paura. È Leon che fa... Cioè pure Leon si sta cagando in mano. Mai stato così furtivo in vita mia, ragazzi. Quindi abbiamo tre trappole per adesso. Vabbè, c'era anche nell'originale. Oh, maledizione. Reazione normale, Leon. Madonna, sentilo che bello l'audio. Sì, l'audio è proprio fantastico perché ti fanno sentire i passi, il respiro, i rumori. Che figata, cazzo. Hello? Tu. Tu sei il cagnolino di Ramon? Di Ramon si dice, non Ramon. Il ghiaccio ti dona. Si è già dato? Madonna mia, come si teletrasporta. Ok, la stanza si è aperta. In realtà è diventato molto più facile rispetto all'originale. Come sbuchi, maledetto. Va bene, piano, piano. Buono, buono. Maia. Salve, arrivederci, non compro niente. Dovevo comprare un paio di ciondoli. Chissà se posso berriarlo, io non ci sto pensando perché mi deve entrare ancora molto questa meccanica del... C'hai il coltello. Arrivederci, eh. Madonna, quanta vita c'ha estrema. Allora, pausa. Crafting si chiama questa a casa mia. Al mostro rifacciamo. Dai un attimo, scusa che devo craftare due munizie. No, 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 non lo voglio. No, 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 no. Non lo voglio l'ascensore. Che figata! Ah! Vedete, questa è la cosa. Questi boss sono molto più semplici perché io non l'ho usato, ma tu puoi fargli i parry perfetti per fargli i riposte, puoi parare tenendo premuto L1, letteralmente. Quindi, in realtà questi boss sono diventati paradossalmente, anche alla difficoltà più elevate, più semplici. Col fatto che io adesso giustamente posso difendermi, posso fare parry, ho anche molta più mobilità, posso premere cerchio per schivare, che per carità c'era anche nell'originale, però capite che in un gioco come questo è molto più easy. Ciao. Ti faccio un buon prezzo. Ti sparo un proiettile in canna. Ti piace come prezzo? No? Si può? Troppo facile? Ti senti meglio? Ah, ok, l'ha usato. Ah, sì, ce l'abbiamo proprio come companion. Andiamo, Sancho Panza, a salvare la principessa Dulcinea. Così ti fai male. Era la mia lancia.
Però che bella la dinamica. Tra loro due c'è una bella, bella dinamica. Easy. Ci frega niente, ci frega. Fatto, fatto. Ce ne andiamo via, gente. Avete visto? Immagino già la gente ogni volta che mi vede mi avvicino. No, no. 35 anni adesso. E invece oggi 10 minuti. Vai, Di Rossi. Dammi il mio special. Leggenda. Ma perché? Porca ma... Lo sapete perché questo mi fa sorridere? Perché hanno messo come ciondolo il glitch dello Striker che c'era nell'originale. Bravi. Questa è bella. Questa è onestamente bella. Per chi non lo sapesse, nell'originale di Resident Evil 4 c'era un bug che mi ha insegnato tra l'altro uno di voi. Che se voi facevate uno strano trick col fucile, con lo Striker, praticamente andavate al doppio o al triplo della velocità. De movimento random, non si sa perché. Ma quindi ci sta anche la zona con i Preva, fanculo, non ti ho sparato una volta tanto, pipistrello di merda, mi devi far prendere i colpi. Una volta che non gli sparo, vedete che bisogna sparargli. Quindi siamo con lui qua, ma che figata, oh. Forastero tu madre. Brutto mostro. Gli pareva. Lo so, Luis. Grazie, lì bella madonna. Arriva. Non so. Vuoi morire? Che ne dici? Tenga, questo si chiama Perry a casa mia. Che cazzo è successo? Ah, è stato colpito da un alleato. È la madonna. Oh, ma che cazzo è il Vietnam? Mamma mia, raga, ma è un tributo di granate. Welcome to the jungle, sì, con i caccia. Vuoi morire? Sei morto, meno male, credo. Smeraldo. Uè, l'ho presa al volo. Non mi chiedete come ho fatto. Signora, che facciamo? Che facciamo? Si metta le mani in culo. È bellissimo perché vi permette... la madonna, datemi un attimo, mo continuo il discorso. Questo gioco è bellissimo nella mira perché col controller potete fare delle figate. Hanno messo proprio qualcosa nei comandi che vi permette di fare tipo dei sorta di flick. Veramente fichissimi. Oh, mi ha fatto l'assist. Grazie, Luis. Ah, ok, shortcut. Va bene. Comunque ci stanno certe casse in sto gioco e proprio ti dicono to. Vai e sfonda i culi. Eccoci. Eccoci, ragazzi. Però non li voglio uccidere così perché quelli droppano. Vabbè, Leon pure più calmo. Ne posso uccidere. Porca madonna. Ne posso uccidere solo uno. È troppo tardi, Rose. No, un cazzo. Ah, guarda le gemelle Gessler. Belli. Ma vuoi avere una reazione? Meno male. No, Luis, no, voglio i drop. Voglio i drop. Rules of nature. Ce l'ha dei punti deboli su cui colpirlo. La velocità di movimento qua sta aiutando. Minchia, Luis se li attira, te l'hanno messo anche per usarlo come esca. E che cazzo, è una sfuriata all'Elden Ring? E uno è andato. Non cadere nella lava con la cazzin perché mi incazzo. Non lo butto nella lava, non me ne frega un cazzo. Che cazzo fai? È quel punto. È un punto molto preciso. Se lo colpisci abbastanza volte, fa questa cosa. Guardalo che eroe. Il modo per rompergli l'armatura. Figata che non ti forzano. Bravissimi. Porca puttana. Yeah. Rules of nature. Aspetta che non ci arrivo. E invece col cazzo che cade nella botola sto stronzo. Così, perché gli facciamo più danno possibile. E poi di coltello. Mio drop. È un beriglio, quindi so soldi. Tanto ci stanno anche tutti i drop. Quando mi vedete che non vado a prendere le munizioni in giro per la stanza, è anche per questo, eh. Perché questi poi io li calcolo come loot. Letteralmente. Ma potrebbe essere anche una challenge di quelle che ti danno i punti per sbloccare le skin e altro. T'ho visto, mamma mia, il dito più veloce del Far West. Quello è l'ultimo. Mi immagino sta scena con Leon. Quello è l'ultimo. Tutta merda. Tutta roba verde. Accendi sta torcia. Stanno sopra? Stanno sotto. Non mi dai una cesta così a gratis. Non ci credo. Stai nell'acqua? Una barra d'oro large. Mi avete dato un trofeo.
Va bene. Ragazzi, questa purtroppo è deformazione da giocatore e master di D&D come di qualsiasi gioco. Tu non mi dai un premio a caso. Mi compro l'isola. Scusate, ma mi hanno droppato botte dei zaffiri da 4.000. I soldi, ragazzi. La clessidra, l'inghiotto d'oro, questa, una caraffa. Becca di rubini. Vai, 167.000. Orafo esperto mi ha dato. Lo sapete che non ho idea di che potenzia. La Blacktail, perché è la mia arma preferita. C'ho ancora troppi soldi. La mia seconda arma preferita. Rovina il ritratto di Salazar. Raga, la mettono apposta. Perché c'è una gallina? La gallina da compagnia di Salazar. Devo aspettare che fa l'uovo. Ma porca puttana, ma davvero faceva l'uovo se mi avvicino? Ma perché me l'avevi scritto? Aiuto, non ci avevo fatto caso. Vince, mi raccomando, fai tutto fuorché ucciderla. Bam. Che? Che hai detto? Con tutto il sangue della gallina in faccia. Sono due? Ok, c'ho un secondo proiettile. Non a caso. Grazie, signora. Ha fatto il suo dovere. Ora. Ora. Ci abbiamo il tacchino per più. Dove cazzo è il ritratto di suo stronzo? Dio, porca ma... Me lo sono magnato, vero? Sì, sì. Me lo sono piantato direttamente nel culo, vero? Va bene, la vendetta. Questo si chiama karma, ragazzi. L'altra cosa che non dovevo fare, le ho fatte entrambe. Cosa, cari, come un sacco di patate. Eh sì, è quella fight là. Tu parli troppo. No, dai. Bravo che gli ha sparato. Però era più bella col coltello. Il potere che mi ha conferito il mio padrone. Un potere divino. Divino, sei diventato un aborto che cammina. Che bello, cazzo. Così che non è fermo, si muove per l'arena. Greve, non è più un pisello ancestrale. Non ci arrivo. Leon, corri. Leon, corri. Vieni qua. Pezzo di merda. Facciamo trattamento postal. Si piscia addosso e si dà fuoco. L'altro insettone suo. A sto giro non se l'è mangiato. Poi guarda che bello, cazzo. Sembra una bestia di Bloodborne. L'altro servitore è andato in vacanza. Ha detto, guardi, boss, io mi sono rotto il cazzo, mi licenzio. Hello? Ho capito, mi hai fatto la barba, figlio di puttana. Ma ti pare il caso? Ma così dietro l'angolo? Ma dietro gli angoli come gli infami. Perché giustamente che è tipo il magazzino. Esportavano le armature plaga. Lo prendeva in giro di nascosto chiamandolo Pulgarsito. Ah, ecco perché ci chiamava così. E l'ha convocata nella sua stanza privata. Dopo averla forzata a inginocchiarsi innanzi a lui, Ramon ha tirato fuori dalla tasca. Madonna mia, stavo già avendo paura, porca troia. Lasciamo perdere. Quella setta infernale ha capito di poter deviare il suo cuore vulnerabile. Cuore vulnerabile. Era un figlio di puttana. Ma dettagli. Sono una fedele servitrice della famiglia Salvatore fino al giorno in cui sono nata. E questo è il mio dovere. Ah. Ah, ok, figata. Non si è presentata l'altra insetto gigante perché lei, ecco perché si era anche negli altri foglietti, l'avevamo letto, si è offerta volontaria, ha sopportato tutta quella cosa per continuare a rimanergli a fianco. Ed effettivamente, se voi ci pensate, nell'originale non è che lei si unisce a lui volontariamente, lui la prende e se la assorbe, quindi ecco perché non c'era, probabilmente, a meno che non sia qui che mi sta per saltare al collo. Ah, perché ricordate che lui pensava fosse morta per 6 anni, eh? Sto tira e molla mi è sempre un po' dispiaciuto tra di loro, perché capisco che Resident Evil non sono fatti per le trame d'amore e altro. Ma sta cosa, raga, veramente viene tirata avanti per anni. Anni! Ma tipo 15-20 anni, eh? All'epoca di Resident Evil 6, Leon c'ha quasi 40 anni. Qua ce n'ha 26. All'epoca, penso, The Raccoon City ce n'aveva 20. C'è stata capita quant'è che fanno tira e molla. Mi pare che l'autore, in uno dei giochi recenti o meno, aveva confermato delle robe. Tutto, guarda, non l'abbiamo messo in game perché tanto non è quello Resident Evil e ci sta pure. Ma ha letteralmente detto, hanno avuto una notte di passione. Hanno fatto le cosacce perché effettivamente si piaciucchiano. È ovvio che non è così easy la questione, perché Ada comunque è una persona paradossalmente un po' stronza. Però c'è Diana lì. Leon idem, al contrario con Ada, è un puttanaio sotto quel punto di vista. Però, cioè, Leon, io ti avrei già detto vattene con Ashley, cioè, paradossalmente. Però capisco. Bello questo.
Questo molto fico. Madò, che cazzo è quello? È una torretta con i laser. Oddio, l'hanno resa veramente più cancerogena, ragazzi. È la fine. Però che bello, mica sembra stare su Metal Gear. Ah, c'hanno letteralmente il... E la spegni. Praticamente hanno reskinnato. Ah, ma quindi non c'è più il signorotto nero dell'originale? Unione Americana in base al tuo mondo. Guardalo. Sei preso fuoco? Bene. Hicco de puta. Certo, comunque 12 colpi di Trigger sui denti. Ho capito che non è potenziato, però porca troia. Però sì, mi sa che effettivamente loro non possono andare attraverso queste cose, perché altrimenti le fai. Vaffanculo, ma quanto furtivo. Minchia, ma sono zittissimi. Penso che il cambiamento sia arriva vivo lì. Cioè, nel primo c'erano i riflettori perché, boh, qui è sopravvivi. Posso entrare qua? No. Leon, il soldato addestrato per 6 anni dei servizi segreti, non può superare un muretto. Incredibile. Ma quello ha detto palesemente ce la faremo. D'altro, la furtività è quasi inutile perché voi potete palesemente corrieri in bocca. È la Madonna. Si mette male. I muretti di mattoni messi con lo sputo meglio del mondo. La colla di Superman. No, c'è un muro invisibile. Uy, buongiorno. Arriva. La prendo al volo. Puff, fatta. Incredibile. Porca. Giustamente non puoi berriare col coltello le armi elettriche. A tutto sto bordello sembra chissà che cazzo era spawnato. The Boss, Ocelot, la Madonnina. Poi c'era quello. Ma vada a fare in culo. Madonna, l'illuminazione di Cristo. Una cazzo di caverna che è una caverna. E lì giù vedo un lanciarazzi. C'era un lanciarazzi. In realtà adesso con la pistola potenziata al massimo quasi conviene, perché ho notato che con 3 colpi vanno giù. Quindi se tanto si devono trasformare, perché se devono trasformare è meglio quando stanno per terra. Queste sono cose pure da quasi speedrunner, no? Cioè, il fare l'headshot magari gli fa esplodere la testa e gli esce subito la plagas. Mentre magari se gli spari al petto vanno per terra, coltellino e via. Se voi li killate col coltello non ci stanno cazzi, non spawna niente. Madonna, che bel mood che c'è qua, però è molto horror. Anche perché ci stava una parte del gioco che anche nell'originale mi faceva cacare addosso. Era ti cominciano già a dare i proiettili della carabina. Fanno toppiateci tu proiettili. È proprio quella parte. Però è molto meno cupa. Tanto so che da uno di questi armadietti mi fa più un colpo qualcuno. Cos'è sto rumore? Che cos'è? Sento dello schifino. Madonna, ma è un horror. Ma che è sti ambienti così stretti? Giustamente è una base militare, credo. Hello. Pure Leon, mica infarto. Sta trattando così. Tu stronzo, non me lo dire che c'è uno stronzo lì dentro. Un etto di prosciutto, grazie. Oh. Ah, perché se qua c'è il mercante vuol dire che questa è la zona dei Regenerados. Madonna. Bello il mood, eh. Bellissimo. Dobbiamo andare nel congelatore. Però nel congelatore c'è il Regenerados, quindi no. Andiamo nel congelatore. Pezzi di merda, vedete? Perché questa è la solita cosa che lo dico, tanto lo sappiamo che lo sai. Ma scusa, non posso ancora entrarci. Io guarda gli sparo addosso col fucile a pompa tutti i proiettili, eh. Accendi la torcia, porco... Ok. Per me il gioco finiva nello scaffale. Bravi, perché l'avete reso molto più bello. Ma perché mettete i masterizzatori de scheda a cazzo in giro? Ma metteteli in un posto. Cazzo è sto rumore? Madonna, quei che bastardi se se la stanno giocando bene con le luci, stronzi. Ma che cazzo ti apri così? Ma sei scemo? Eh? Tanto ho scoperto una cosa, che la difficoltà cambia pure gli enigmi. Cambia anche la complessità degli enigmi. Questa è una cosa che ho detto, ma che cazzo è stata a dire? È una cosa fighissima. Giro così dovrebbe essere fatto, meno male. Miracolo della 34esima strada. Bellissimo. Che belle. Ecco, queste sono cose che adoro, tipo le radiografie di come si trasformavano. Queste sono cose proprio belle, vedete che c'è. Questi sono i Regenerados a vederli. A sinistra ci sono i denti trasformati, a destra qua sotto quelli normali. Eh sì, stavano studiando magari che cosa faceva il corpo, come lo cambiava. Ma è spawnato fuori. Raga, sta fuori, lo sento. Oh.
E la... della madonna. Ah, perché eri in questa stanza, stronzo. Posso pararlo? Ho capito. Vabbè, ti hanno reso proprio un cancro, eh. Però io posso fare questo, me l'ero dimenticato. Allora, ci serve la stanza numero 1, che è laggiù. Ah, non c'è corrente, è vero, porca puttana. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Pipi, papà, parararara. Ho sbagliato, via. Porca puttana. Mai spaventare una persona armata di fucile a pompa. Capito, ma si invio di puttana. Aspettate che mi pio il mirino. Bellissimo. Ma vedete, ma perché c'è sta cosa? Il dentro la stanza criogenica, il masterizzatore di schede a random. Vabbè, questo deve sta per forza così. Ok, dammi il mirino. Va bene pure questo, però mi serve il mirino. Lo straforo dei proiettili. Ah no, si può fare subito, pensavo dovevamo tipo scongelarlo. Quando piottate. Leon, in grazia del Padre Eterno, visto che stiamo correndo nel buio ogni volta, la vuoi tenere accesa sta torcia? No, ogni volta devi rimetterla a posto. Sono veramente belli, sì. Ma in realtà i mostri l'hanno proprio remeccati de Cristo. L'hanno resi ancora più belli. Oh, chissà perché tutte queste munizioni per la carabina, ragazzi. La madonna. Mi sa che la difficoltà aumenta pure il numero di cuori. Masterizza sta scheda. Ah no, ci voleva la chiave per... Dammi la mia scheda. Adesso si va a caccia. Adesso vi apro il topo buco di... Non si dice. Vaffanculo, proprio la presa dovevi fare. No, dai. Ma ho capito, ma Resident Evil. A Professional non ci sono gli autosave, per dirvi. Ma Gesù Cristo. Ma fammelo un save. Ma da dove cazzo mi ha fatto riniziare? Qua sarà pieno di stronzi. Ma perché posso infilarmi? Ma no. Ah vabbè, ok, era tipo... A guardarlo, ragazzi, sembrava profondo mezzo metro. Che bello, però vedi, un tempo mi avrebbe uccisa. Perché sta evolvendo anche psicologicamente rispetto all'inizio. È diventata molto più consapevole, brava. I riflessi di un bradipo morto. Perché io ho premuto dopo 7 secondi. Abbassata. Vatta in fila dentro a quel posto di merda. Perché ho capito dove stiamo. Vai in fila di dentro, Ashley. Ho delle munizioni per la carabina. Chissà perché. Salve. C'è disinfestazione? C'è disinfestazione? Topi bastardi, dove siete? Se vedete un topo urlate. Non Ashley, per favore. Povera stella. Oh, è bellina. Ma scusate, ma quindi Ashley sta lì a farsi i muscoli? Torniamoci a dei bicipiti di quella donna incredibili. Ashley, molla quella cazzo di leva. No, Ashley dice no. Leon mi ha detto che io devo stare qua e io sto qua. Non me ne frega un cazzo. Porca puttana, chi è? Deduco che anche tu sei uno di quelli particolari. Che tra l'altro un'altra cosa pure che ho scoperto di gameplay è che questi cosi qua, pure se voi li colpite al corpo, muoiono tecnicamente. Ho fatto un po' di engineering in mezzo alla roba ed effettivamente ogni nemico ha proprio la pool di HP. Quindi questi magari li frantumate di proiettili, ci sprecate la vita, ma muoiono. Ma l'unica cosa che cambia con la difficoltà non è tanto la pool di vita, ma quanto danno infligge Leon, essenzialmente. Più vai avanti con la difficoltà e meno danno infligge. Ashley, fallo tu. Tu avrai studiato all'università rispetto a Leon. Porca puttana. Sippo un po' di caffè, che magari mi dà la carica. Questo abbiamo appurato, che in grazie al creatore... In realtà no, aspetta. Bonnie, che il potere del caffè mi è entrato in circolo, forse davvero. Non ci ho pensato, hico de puta. Ci sono arrivato, il caffè di Cristo, madonna. Ah, non c'è più il bulldozer, c'è Ashley sopra la palla da demolizione. State a fai seri? Mettiamo in mano a lei una palla da demolizione. Che bella, questa è proprio arena. Mi raccomando, mira i nemici, 2 minuti dopo. Pum! Leon che viene defenestrato. Leon che fa porco. Cosa? Leon già sta pensando a lui che deve schivare la palla. Che bello. No! Minchia, comunque la Black Tail è diventata dura, eh. Ma state a vedere che sleppe stamattina. Uno sniper addirittura. Non era uno sniper. Era un cazzo di lanciarazzi di merda. Tutti a cuccia. Minchia, questa è stronza, eh. Questa è cattiva. Avete visto? Si chiama flashbang, pezzi di merda. Ok, bravissima. Ma basta fischiargli, non è Beethoven. Tanto, matricola. Oh, sei in pena per la ragazza, non è vero? Sei sempre il solito. Hai una scarsa capacità di giudizio.
Ma se pensi che ti lascerà uscire da qui, vivo. Ma no, che bello. Sei ancora più ingenuo di quanto pensassi. Non puoi. Ma no, c'ha delle vene sul braccio. Comunque, lui è palesemente un Chris che si è incazzato con gli Stati Uniti, eh. Muovi il culo e apri il fuoco, soldato. Oh, bello. E vattene a fanculo, pezzo di merda. Questo comunque è tantissimo Metal Gear, ma tipo un botto. È nascosto da qualche parte il merda. Certo, ho creato il nostro campo di battaglia. No, figlio di puttana, hai messo le trappole. Cioè, hai fatto un campo di battaglia utile per te, non onesto. E vattene a fanculo, questo si chiama Perry. Ma che cazzo vuol dire? I tuoi trucchetti non funzionano. Fai sul serio? Non è troppo tardi per cambiare idea. Si chiama Barry questo di nuovo. Se fai sempre le stesse mosse ti riconosco. Schivata dietro, immaginavo. Vogliamo giocare di Barry? Stiamo giocando a Dark Souls? Giochiamo a Dark Souls. Se n'è andato. Ha già dei trasformi. Ma dovete farmela vedere la trasformazione. Ma perché quell'arena io dovevo utilizzarla per tutto sto pezzo di fight. Ma perché mettere sti intermezzi? Che palle. Vedete, perché questo intermezzo qui è per rompere i coglioni ai no hitter. Perché non è la fight, è che tu devi farti quel pezzetto su e basta. È un po' un peccato, perché adesso parte la fight. Va bene. Me li date 5 minuti di concentrazione. Sì, facciamola finita. Bravissimo. Ah, me sta presa. Vai, bravissimo. Corri. Se continui così non ci sarà più nulla da proteggere. Un tempo lo avresti capito. E basta con sta presa, cazzo. L'unica cosa che ti fa fare danni. Doppia presa di fila. È proprio un pezzo di merda. Scusate, ma... È lungo 4. Un coltello unico personalizzato per il combattimento. Una lama affilatissima e molto resistente. No, c'ha una durata. C'ha una durata pure questo. Allora, la sua boss fight migliorata parecchio. Però mi hanno dato leggermente al cazzo sti intermezzi. Cioè, gli intermezzi tra le varie zone in cui parlano perché lore, no? Perché trama. Ok. Però potevano potevano anche mettergli più vita. Perché, ripeto, hanno letteralmente la barra degli HP boss. Cioè, voi potete sparargli anche con uno stuzzicadenti addosso. Poteva tic 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 1500 miliardi di volte, poi muore. Oh, che bella con tutte ste venature. Sei arrivato, figlio mio. Che cosa vuoi? Voglio solo condividere il mio dono con quanti più possibile. Un desiderio umile, non trovi? Vedi, noi tutti siamo connessi tramite il sacro corpo. Ora la tua carne e le ossa, i tuoi pensieri. Che bello lui esteticamente. Sono già una parte di noi. Cazzate. Perché rifiuti la serenità? Devi solo accettare il sacro dono. Come ha fatto lei. Sadler! Ah, sì, è giunta l'ora. Mia illusionisca a noi! Oh, che lui sia benedetto dalla vostra misericordia! Esultiamo tutti! E così! Sì.
Ah, ok. Ah, visto, appena gliel'hanno toccato faceva la zunderina, mandandoci sta parando il culo. Questo luogo è quello che nell'originale era il laboratorio. Giustamente qua è una vera e propria cattedrale. L'hanno proprio cambiata molto. Ashley. Esteticamente. Madonna che bella tutta sta cosa con le venature che c'hanno addosso. Con permesso. Ah, perché magari percepisci pure tutte le altre persone che c'hanno la plaga. Minchia, bello qua come l'han fatto. Sembra proprio tipo un trip. La mentalveare. Ah, tra l'altro se non avessimo avuto la chiave pure se eravamo arrivati qua ce la piavamo un culo. Windows 98. Cazzo dovrebbero essere tipo microonde, onde elettromagnetiche. Leon, sì, sei felice, ma esatto, infilati su quel lettino. Un cazzo. Sarebbe bello se tipo ci metti veramente troppo tempo e non ce la fai. L'altro minchia ha alzato Leon di forza. Pensavo stessi morendo. Una volta che ci risvegliamo e vediamo una waifu, solitamente nei Resident Evil vediamo sempre la morte. L'hai fatto tu? Sì. Sono stata io. È contentissima. Non si può vivere in queste condizioni. Io non lo permetterò. Ma peccato, mi immagino tipo un what if in cui il cattivo vince tutto il mondo Plagas. Che cosa fa poi? Si mette sullo sdraiettino in spiaggia a guardare il mare tutta la vita. Neanche. Spera di attirarmi. Spera di attirarti. Spoiler. C'è riuscito. Madonna che sei bello. Le non l'ho preso. Le non l'ho preso. Due. Scappa. Ah, ma ti devo fare il... Non ci arrivo. Capo. Tana. Matalo, sì, lo ammazziamo. Vabbè, che cazzo è spawnata? L'ira di Cristo. La Madonna di Padre Pio. Topia di sta granata, figlio di puttana. Non gliene è fregato un cazzo. Non gliene è fregato. Beh, tre coltellate sarà morto. Spoiler, no. Spoiler, sì. Lancia razzo. Prendi questo, ficchi puttane. Ma sta cosa la volta scorsa me la son persa. Che era sto momento alla Raiden? Andiamo a casa. Sì, ci stiamo andando, Ashley, su, madonna. Contenta, non gliene frega niente dell'isola che sta esplodendo. Piano, piano, Leon, mitte la prima, muova di seconda. Ti la prima, strozzo! Yes! Fuga perfetta, fatto. Ok, ce la siamo tolta dalle palle. Ashley è veramente bella, sì, quello assolutamente. L'unico fatto delle donne dei nuovi giochi di Resident Evil è che sembrano sempre matte in culo. Cioè, ce l'hanno sempre questo vago... Come posso dire? Sono pallide, sembrano sempre che ti stanno per saltare al collo. Sembrano sempre un po' indemoniate. Leggero, sanno gli occhi. Ma pure tipo la moglie di Ethan, versione base. Rispondi, funziona questo coso. Ma rispondi a quella povera crista di Hannigan. Bel lavoro. Bel lavoro, mi dice pure, a piata per il culo mai fatta. Questa run che iniziamo adesso del New Game Plus, io ci proviamo a fare le missioni quelle un po' più dito in culo. Ce la facciamo magari con una difficoltà leggermente bassa, normale. Ci facciamo la solo coltello e pistola, il non parlare col mercante e se ci riesco il non curarsi. Esatto, per questo voglio sfruttare il New Game Plus, perché almeno abbiamo la vita oppata, abbiamo la pistola oppata. Il New Game Plus, la cosa bella è che noi manteniamo tutto l'inventario, tutta la cassa, tutti i potenziamenti, tutti i soldi. Manteniamo essenzialmente il save puro, quindi ti dà una mano per fare queste cose. Ma infatti fammi vedere un attimo. E cerchiamo anche di farcela in velocista. Questi qua sono i nostri obiettivi. Possiamo skippare tutte queste cose, sarà molto più veloce adesso. E si inizia. Il completismo è questo, Ala. Cerchiamo di farcela sotto alle 8 ore. Cerchiamo glitch, studio delle run, perché poi la professional non potremo neanche usare il save New Game Plus. Bisogna andare con una partita normale. Ma figata! C'è scritto
scritto infrazioni. Ma bravi. Qua allora bisogna fare dei test. Allora qua sopra ci dovrebbe essere una granata. Pow! Ok, però si resettano ste cose, figata. Minchia, c'è la pistola potenziata, li sciotta con un colpo in testa, beh, giustamente. Uso solo coltello e pistola, quasi. Corri, scappa, c'è il nemesi, spiri, La campana. La campana di vostra sorella. Ma io spero che tra un capitolo e l'altro mi curano, perché sennò farmi tutto il gioco senza cura è un dito un culo. Cioè, detto semplicemente, proprio onesto, onesto. Porco putto, mamma mia. Che cazzo ho schivato. Lei se la pianta in culo quella cosa. Che bello con questo abito gessato. Mi piace un sacco, Leon. Che bella sta cosa che la furtività in realtà non cambia un cazzo, raga. Questa è una cosa che io non ho capito, perché se voi state così o state così, uguale, non cambia niente. Però dai, in 13 minuti siamo già qua. Poteva andare molto peggio. E sono morto. Leon, para. Madonna, mi ha baciato la Madonna! Io, raga, non ci ho pensato. E se si rompe il coltello? Sono cazzi. Giusto. Secco, 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 secco. Possiamo usare le granate, non possiamo usare le cure, non possiamo usare un cazzo. Come stai, bello? Ti curo io, ti curo. Droppa delle munizioni che mi servono, no? Si trasforma in merda. Dovete droppare le munizioni! C'è solo uno, non le pesetas! Gli sparo a quel mercante. Blitzkrieg! Pure da davanti li sciottate. E questa è la cosa che non c'ha senso. Finché non si attivano, voi potete entrare a gamba tesa da qualsiasi lato e fargli la stealth kill. Sì, dovete darmi le munizioni. Allora, questa sarebbe una cosa che per uno speedrunner che non sta facendo la quest che sto facendo io, è una manna. Perché trovare granate, ragazzi, è come trovare il santo Graal. Peccato che io le granate non le posso utilizzare. Ecco, qua sarà il primo momento in cui buttiamo un sacco di tempo. Sconfiggi il mosso del lago senza mancare alcun colpo con l'arpione. Piano piano, buono buono, Maya. Il grande cioccolato italiano. No! 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Quanti cazzo ce ne vogliono? E 11. Long shot 12. Long shot 2. Preso 13. Becca stronzo. Succhiami il cazzo! Scusate, troppo. Neanche se fossi a professional in speedrun, no? Mi eccito per queste puttanate. Ma veramente non c'è modo per recuperare un po' di vita. Raga, mi devo fare il gigante così, con un pixel di vita. Allora ragazzi, ci dobbiamo fare il gigante no hit. Incredibili. Fattibile, secondo me sì. Cioè, guardate qua. Che cazzo di inventario c'ho, porca troia. Allora, cazzo, sei bello grosso. Anche tu hai i vermi? Ehi, il cane di Prit. Vuoi aiutarmi? Mi farebbe comodo. È così che ti voglio. Bravo. Succhiami il cazzo. Scusate, troppo, 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 ancora di più troppo. Mamma mia, più... Successo un cazzo, andiamo, andiamo, andiamo. Questo si dice easy a casa. Menghia la Blacktail con i buchi. Questa pistola, madonna, me la sposo. Gli metto un cazzo di anello al dito se ce l'avesse. Me la sposo sta pistola di merda. Porca puttana. Aspetta, scusi, io li perdo questi 10 secondi. Grazie, bello. Che cazzo ho annullato la cutscene? Come ho fatto? Se appena parte una cutscene, premi cerchio, te la skippa. Fighissima come cosa, buono. Sì, posso schippare l'animale. Ma che ficata! Vi prego, mi dite che Ashley mi ha dato un bacetto curativo e mi ha ripristinato tutta la vita, vi prego. Mi ha curato? Bonnie che forse mi ha curato. Sì, ok, mi hanno ripristinato un peto di vita, piccolissimo, così. Non mi hanno fullato, mi hanno detto, guarda. Corri, scappa, c'è il nemesis, pippi, popo.
Raga, c'è la casa. Io come la faccio la casa? C'è una missione nella casa. Sopravvivere alla battaglia nella villa senza bloccare alcuna finestra con le tavole. Easy. La facciamo no death. Siamo pronti! Ciappa le mani, le utilizzeremo. Prontissimi, io fotto tutto per il New Game Plus. Perché mi sei dovuto spawnare in faccia, figlio di puttana? Ma che cazzo? Ma raga, mi è arrivata un'accetta. Ma da dove? Quanti cazzo sono? Oh, signora, vaffanculo. No. Mi campero qua dentro, non me ne frega un cazzo. Mi campero qua, raga. Questo è il mio angolino del camper. E voi non potete entrarci qui. Volete stare giù? Oh, su, yamabè. Ancora. Giù, ho detto. Salve, lei vada a fanculo. Come sta? Tutto bene? È morto. Diamantino, mio. Presto, di qua. Ci abbiamo fatto. Mica comunque stasera un fire, eh? Allora, sapete che cos'è che mi sta dando una mano? È il fatto che non siamo estrema. Cioè, io sono abituato alla durezza di questi stronzi ad estrema e ci abbiamo pure le armi uppate. Mi bruciano le mani, cazzo. Per chi è nuovo, per chi non sa, per chi non conosce la loro, per chi la scoprirà, essenzialmente dobbiamo finire il gioco entro 8 ore. Dobbiamo farlo senza usare nessun oggetto curativo, senza parlare mai col mercante ed utilizzando soltanto coltello e pistola. E nel mentre faremo anche tutte queste altre quest che dovremo trovare piano piano in giro. Che l'ultima volta ci eravamo lasciati in questo piccolo dito in culo, non per niente fastidioso, chiamato che qualsiasi cosa che ci tocca ci sciotta. Il problema è che se questi stronzi, come alcuni stanno facendo, c'hanno sta cosa che ti vedono a distanza, dalle spalle ti caricano e ti fanno la presa. Se tu hai un pixel di vita, la presa ti sciotta, punto. Quindi devo stare attento a sti stronzi furtivi che sono micidiali. No, Ashley, non sto bene. Sono la cosa più lontana dal bene in questo momento. C'ho paura che c'è un cazzo di tizio con la balestra che mi spara, raga. Io ho il terrore che ci sia qualcuno acquattato dentro una finestra che adesso mi spara un colpo e mi secca sul posto. Fortunatamente questo è l'ultimo fight, poi il resto sono indovinelli, quindi altro capitolo, altra vita. Ormai si va avanti così, ragazzi. Dobbiamo sperare di finire presto il capitolo. È questo il mood di questa run. Ecco qua. Il mood di questa run è che sto per finire lo spazio, mortacci mia. Poi non avete idea. Voi avete il bagliore a schermo, no? Io, quando sta rosso, costantemente questo coso vibra. Non credo si senta mai nella vita, ma questo coso vibra costantemente. Ho le mani anestetizzate. Anche perché adesso ci sta zona di Ashley. Ho scambiato totalmente le lancette. Si può fare. Non vi avvicinate. Che bello. C'è la variante se tu l'hai aperta anche senza avere tutto il resto. Easy. Perché non sono stato curato? Pazzi di merda. Ma siete bastardi. Ma tra l'altro, ma hai data qua la cosa di Ashley? Bonga. Ok, un'altra missione fatta, ragazzi. Ci manca soltanto verdugo senza cose, i cosi dei carrelli e ottenere tutte le armi. Oddio Cristo, raga, no. Mi devo fare con pistola e coltello, no hit, due Garrador con un esercito. Io bestemmio forte a breve, perché il fatto non è tanto del farselo no hit, è il fatto che siamo pure rallentati. Hai visto, Jorak? Un attimo, che c'è voluto? Sembra fammi fare due perri. Torniamo all'epoca di Bloodborne. E passa la paura. Ma no, infatti, raga, io mi devo fare verdugo così. Non ci sta un capitolo, no? Qua c'è verdugo. Abbiamo fatto tanti miracoli in questa run. Questa non sarà di meno. A few moments later. Cioè, guardalo quanto piotta, Dio Cristo. Ma quanto deve piottare sto figlio di puttana? Cioè, so io che so lento, per carità del cielo. Minchia, raga, sto sempre pelo. Dovevo uscire da là. No, invece. No, ma perché ce ne sta ancora un altro da fare? Ma vaffanculo. Mamma mia. Respiri lenti. Madonna. Che cazzo di parto. Dai, sì. Raga, voi non avete idea di quando sto sudando? Mi volete curare? Verdigo, tu non hai idea nel nuovo New Game Plus che cazzo di culo a tavalluccio te faccio. Io ti devasto in New Game Plus Plus. Non ci rimane neanche veramente la polvere. Però dai, per adesso le stiamo facendo veramente tutte quante le quest. Salazar con 34-37 proiettili, voglio sapere come ce lo facciamo.
Guarda, già naspawn. Perché naspawn? Perché mi sa che quando tu lo tartassi di colpi, la caca, ogni tot danno che tu gli fai, lui ne spawna una. Ecco perché mi prendo ste pizze in bocca. Lasciami fuori dal tuo copione di merda. Ogni tot che tu gli fai danni, lui le caca per terra. Joder. Tu madre, qua puttana, joder. Yes! Succhia il palle, pezzo di merda! Vai a fare in culo il rossetto, te lo pianto in culo! Sì! Dio Cristo! Le. No, scusate, ma c'è stava un'armatura qua. Ah, pezzi di merda! In hard mode ti mettono anche le armature qua a cazzo! In hard mode qui ti mettono le armature! Figli di puttana! Tra l'altro ti ci mettono la luce blu non a caso, perché così tu puoi skipparle. Ma andiamo a infilarci in Resident Evil 4. Anche perché se stasera riusciamo a finire la storia, poi ci andiamo a buttare dai mercenari. Perché anche i mercenari serve di farli per completismo, dobbiamo fare minimo S su ogni mappa. Che sarà in realtà semplice da quel che abbiamo visto. Ma anche perché ricordo che questa run è 4 ore e mezza, ma perché noi su molti boss tipo del lago, tipo Verdugo e compagnia, io mi ci sono fermato più del dovuto, perché se era una persona normale la mogavo, ma andato a fanculo e avevo speedrunnato. Cioè questa è una speedrun sì, ma non nel vero senso della parola. Cioè una speedrun wannabe, è un po' più studio. Quante cazzo di granate che ci ho preso. È una quasi speedrun. Beh, calcolando che ovviamente stiamo facendo 75 challenge, guardate, io mi sento figo. Io mi sento figo. Ragazzi, ma chi è lo stronzo che si mette a fare no cure, no mercante, solo coltello e pistola, mentre fa pure tutte le altre robe? Cioè, nel senso, parliamone. Male che vada se gli tiro le trote in faccia ai nemici. Magari se potesse. Perché con l'uovo l'hanno fatto e col pesce no? Dovremmo trovare delle munizioni, un cazzo. Però qua dentro ci dovrebbero essere invece. Mamma mia, bravissimi! Fantastici! Ti prego, Leon! Animazione! Mi ha salvato il culo! Corri! Madonna! Io mi devo fare il regenerato su no hit? Sì, ovvio. Che non mi vedete. Non la vedete la skill. Qua ci moriamo tante volte. Che tra l'altro lo stronzo si vede. Guardatelo. Guardatelo che bellino. Con quei dentini. Qua potrebbe già shottarmi effettivamente. Non ci ho pensato a sta cosa. Ma che cazzo? Devi correre. Non me ne frega un cazzo di sta cutscene. Leon, corri. Non m'ha preso. Non m'ha preso. Succhia il palle, stronzo. Ha fatto un quick save, siamo salvi. Sì, Leon, però quando stai così non puoi toccare qualsiasi cosa e farti venire il cagotto a fischio. Con tutto l'amore del creato che posso avere per te, non puoi ogni volta che tocca un muro si ferma. Ede, che è fatta sta gamba? Da damantio? Voglio sapere mo sto pezzo con che grazia divina lo faccio. Ma va bene. Ma va bene, perché adesso ci sta il pezzetto in cui serve la chiave inglese. Io quello stronzo senza il mirino termico. Come lo forello? Ah! È servito a qualcosa? Ok, è così con la pistola. Devi continuare a sparare in determinati punti. E più colpisci, più si apre. È morto. Pezzo di merda, non c'aveva la chiave! Non era lui! Chi cazzo è che c'ha la chiave? Tu! Ce l'ho dietro uno, ce l'ho dietro! Mi ha preso con una... con un'ascia di merda. E invece... Meno male, c'è fine capitolo. Mi servono dei cazzo di proiettili, non le monete. Proiettili! Non un pesce! Dio madonna, proiettili! Le munizze! La moneta americana! Mi serve quella, mi serve! No, anzi, vieni, qua dobbiamo fare... Ashley, dobbiamo essere una sola cosa io e te. Adesso spawna Satana. Tu corri, io corro, premiamo leva, ok? Non mi sembri convinta. Corri! Vai, 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 vai! Oh, che carina, ma gli dice di farsi sotto! A 20! No, m'ha preso... Ashley, corri tu! Vai tu, tranquilla! Però bello, non è spaventata, perché la prima volta l'abbiamo nascosta. Ma non si spaventano anche a questi. La mozzarella mannara, va bene, dobbiamo fare un'altra tattica. Ce lo dobbiamo portare dietro per un po'. Lo gambizziamo qua giù, corriamo come degli addannati e speriamo in Dio. Va bene? Va bene. Ormai devo fare le tattiche per superare delle zone standard. Ma ve pare normale? Sì, perché stiamo facendo sta challenge. Però porca tu... Vai, 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 vai! Fatti sotto, come se ce l'avesse lei la pistola, ma dettagli. Infilati nel buco! Fortunatamente è rilegato nell'altra zona. Chissà tra l'altro se c'è anche un dialogo unico se lo facciamo morire qua, perché penso che lei può far cadere il Regenerados di sotto. Ok, Eren Jesus è con noi. Adesso c'è uno scappa, 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 Simpalar. Io non fare animazioni verso nessun muretto perché ti spacco la testa. Ma come Ashley cazzo? Ma no, ma dai, l'ho ammazzati tutti apposta. Ho ucciso Ashley. Ma no, ma dai, ma siete dei figli di puttana. Ho fatto l'headshot, pensavo fosse il tizio, invece ho preso lei. Non ci ho fatto caso, raga. C'ha la linea di dialogo unica, che bello. Però bello che c'ha tutte queste interazioni uniche. È veramente figo. Mi dovete dare le munizioni.
Oddio, bau bau, micio micio miau. Sono ricco, però a quale prezzo, ragazzi? Al prezzo delle bestemmie. Perché se no non si spiega. Io faccio un save e qui non... Dov'è la macchina? Non ti azzardare a parlare con lo stronzo, sa? Sono un milionario, ma non posso save. Madonna, la prossima run, raga, appena arriviamo da un mercante, gli faccio proprio quella saccoccia. Faccio, guarda, do, dammi i milioni, stronzo. Allora, dobbiamo fare questa zona no hit. Non possiamo usare le granate, come ci ha detto il nostro caro Ragnar. Vai, Ashley. Invece del proiettile vagante come la camorra, l'accetta volante, ragazzi. Vaffanculo, ma così come la merda. Vabbè, son morto. Ma sei a capo tu, sorella, qua, putta. Porca troia, Ashley. Oh, Cristo, adesso arrivano queste robe. Oh! Perry, no, sono morto. Vabbè. Oh, un attimo, Ashley, un attimo, mamma. Un attimissimo. Madonna. Ma ancora non è finito. Cioè, i nemici sì. I nemici per forza. Per un attimo mi era entrata veramente la musica, la host di Goku Ultra Istinto, di sottofondo. Raga, io ho fatto tipo lì in mezzo due parate mischiate a tre Perry. Perché l'unica, ho detto, ok, sono in mezzo a sto ammuccio di merda. L'unica cosa che qui mi salva è un Perry perfetto con un calcio, perché me ne sono potuto andare grazie al calcio. Ultra Perry. Mamma mia, incredibili, ragazzi. Dio mio, raga, questa è stata figa, eh. Ditemi che queste tre live non sono state incredibili. Cioè, stiamo facendo no healing, no mercante, solo coltello e cazzi in culo. Insomma, dobbiamo farci Krauser no hit. Più che altro tutta sta roba a me preoccupa nelle prese, ragazzi. Gli piace il momento in cui spamma prese come una porchetta. È la fine. È la fine se comincia a spamma prese, eh. Oh no, aspetta, ci ho rinunciato subito. Posso sopravvivere a una presa. Abbiamo una presa bonus. Boni. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ma lui l'hanno cambiato molto anche per un sacco di robe. Così, ok, capito. Bomba! Succhia il cazzo, pezzo di merda. Perdonate, troppo. Suca! Tanto sì, infatti ci siamo fatti lui no damage. Cioè, io questa cosa non la sto ancora, come si dice, metabolizzando. Ma noi effettivamente un sacco di boss ce li stiamo facendo no hit, eh. Ci manca il boss finale. Non lo so come lo battiamo con la pistola in no hit. No, è vero, ci abbiamo due colpi probabilmente per il boss finale. Concentrazione, no? Oh, oh, oh. Ada, amore, mia bellissima asiatica. Eccola. Fanculo, puttana. Una giornata tranquilla in Ohio. So che avremmo dovuto puntare la S, ma col completismo ci sta. Abbiamo fatto velocista, finirlo in sotto 8 ore. Frugale, senza usare oggetti curativi, usando solo pistola e coltelli e senza parlare col mercante. Vabbè, miglior giocatore di Re 4 Italia non credo, perché ho fatto cacare per molti frangenti. Però, ragazzi, ci siamo tolti dalle palle tipo la stragrande maggioranza delle robe. Cioè, adesso sono rimaste le cose che faremo normalmente. Sarà questa qui, ce la facciamo a professional, che essenzialmente, ragazzi, è l'estrema con roba sopra. Sì, Harlock. Infatti, una cosa un po' che mi è dispiaciuta è che in realtà, senza che voi abbiate i DLC, esistono veramente poche skin. Non abbiamo proiettili, ma abbiamo le granate. Vediamo quanto sono duri. Vabbè. Obiettivi di questa run, finirla. Possibilmente sotto le 5 ore e mezza. Ok, la campana. Sì, esatto, cioè abbiamo il giubbotto, il mercante e compagnia. Adesso questa non dico che sarà più facile o liscia come l'olio, ma quasi, dai. Ah, ma tra l'altro ricordate che se moriamo ricominciamo da, sapete, lo stronzo, quando ricominciamo da lì, eh. Non ci sono i quick save. La dico anche per ricordarmela io. E non salveremo qui. Io ripeto, non so quanto serve o meno, eh. Esatto, è come i vecchi, che uno non ci pensa, dice, non c'ho i save. Perché tu ricominciavi dai vecchi save negli altri. Questo era lo skip che volevo farvi l'altra volta. Che tanto io sto andando in giro un po' troppo sgargiullo col fatto che potremmo ricominciare a mezz'ora fa di gameplay. Però sono troppo spavaldo. Sì, ma è anche frutto il fatto che ho le cure. Nella cassa c'ho circa 10 spray. A me mi tira una botta il boss. Ci sta Leon che si deodora dal buco del culo fino in testa. Veramente è un muro quest'uomo. Salva, no, non ora. Salviamo quando prendiamo Ashley. Al cambio di capitolo con Ashley. Anche perché il gigante lo devastiamo. E fu così che morì sul posto. Perché voglio abituarmi anche alla strizza e al mood di quando dovrò fare quella con S+. Oh,
Oh, non mi tocca il cane, pezzo di merda. Cazzo tocchi. Con le armi potenziate ci mancherebbe solo. Però avete capito. Che dato una cosa bellissima è che quando voi state col mirino termico, ho notato, e fate esplodere la testa a un bersaglio, nella ferita per quanto si voglia dire, si vede un giallo molto acceso che è la plaga. Quindi potete capire subito se uscirà o meno. È una figata assurda come cosa. Mass rapido. Signora, si tolga dal cazzo! Ah beh, è vero, ci stanno anche i doppi giganti, me l'ero completamente dimenticati. Vai, 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 vai. Qui, mettelo così, vai via. Posso andarci qua giù? Dimmi che funziona! Sì? Ti tolga dal cazzo! Va, corri, corri via! Ah, vedi, perché non doveva venire qua, si è buggata lì, ha poppato in mezzo a random. Ma perché? Va bene, lui si è morto. Dovrebbe sta pelo pelo forse, dai. Cioè, spero, ci spero, ci spero. Buttalo dentro! Bravissimo! È compagno nostro, è alleato. Oh, 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 guardala. Comunque Yotobi con quel video ha creato veramente un meme eterno. Yotobi veramente con i vecchi video di Dark Souls ci ha fatto se sa quanta roba. Ma io veramente penso che con i suoi video su Dark Souls 1 c'ho una quantità di ricordi e robe anche che ricorrono online che è incredibile. È come l'alabarda della felicità, cioè quella è una cosa che old but gold. Benga, perché si può rompere anche con le granate sta roba. Grazie Mike, fai tutto perché ci daranno un sacco una mano mentre saliamo qua adesso. Infatti non devo salire neanche. Oh porca puttana, devo salire invece. Sì, 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 sì. Mike, se mi spacchi anche quelli sopra, in grazia di Dio. No, c'è un lanciarazzi, c'è un lanciarazzi. Madonna di Dio Cristo. No, no, devi scendere Leon. Bravissimo, fatto cazzata. Leon. Arriva. Piano. Merde. E vaffanculo. Ho fatto la figata che non ci deve stare lo stronzo che mi fa. Toh. Una pizza me la dovevo. Ma quanti cazzo dovete essere? Quanti merda dovete essere in sto posto del cazzo? Dai, ma c'è un esercito. C'è l'esercito della salvezza. C'è tutto. C'è pure mia madre là in mezzo se io vado a vedere. Salve. Sono morto. Sono vivo. Miracolo. Sì, ci stanno tutti. Sta pure Snake che mi tira le granate dietro. Raga, è ancora vivo lo stronzo con il lanciarazzi? Ma ho capito, ma no. Ma Mike, ma sei utile come un calcio nel culo. Fai solo male. Momento, perdonate se non vi sto... C'è un altro stronzo con il lanciarazzi. È sempre lo stesso. Candy pareva. Raga, voi non avete idea. Io sono sceso 3 volte da un cazzo di posto. 3 volte. Io 3 volte sono sceso da un cucuruzzolo, come si dice nel mio dialetto. 3 volte mi hanno tirato una pizza. Neanche fossimo su COD, veramente, le competitive. Questi sono non morto X phase. Le! Guardate che l'arena già è piena di cosette a sta difficoltà. Pezzi di merda. L'ultima te la rendono più ardua, eh. Guarda che bastardi. Bastardoni. Pisellata. Botta in culo. Ah, cazzo, sono morto se non mi posso curare. Raga, madonna. Madonna dei danni che fanno sti figli di puttana. Ho capito, illegali. Assoppati sti cosi, e non so quelli. Lui l'hanno reso molto più stronzo. E se lei se ne vada a fanculo. Oh. Oh, madonna. Lui è cambiato tanto in professional. Figo, figo. Mi viene voglia di impararmelo. Spero che non abbiano messo qualche armatura random qua in mezzo, no? Che ti tira una spadata in testa a caso. Oh, ma il tempo è di meno. È molto di meno il tempo. Figata. Dovrebbe essere S, almeno. Se è bella, Annika. Lo so. Anche se in questa inquadratura l'hanno fatta un po' strana. È un po' leggermente deforme. Sei impeccabile. Top. L'armatura di Ashley. La maschera antigas, la Chicago Sweeper. L'abbiamo fatta, sì. La prossima, per SP, devo fare una speedrun, sì, sotto le 5 ore in new save, sotto i 15 save. Si fa, ragazzi.